Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Vi parla è Clara Mazzarella e continua la rassegna culturale degli eventi che abbiamo seguito nel weekend. Siamo stati al Pisa Book Festival, si sono concluse la seconda e terza giornata, tantissimi gli ospiti e insomma avremo piacere di farvi sentire con chi abbiamo chiacchierato. Gli ospiti della rassegna erano veramente numerosi, si parla di Ignazio Marino, Giancarlo Caselli, Carmine Abate, Conor Fitzgerald, Cormac Millar, perché ricordiamo che l'Irlanda a questa edizione era il paese ospite d'onore, e ancora Maegul Axelsson, Bjorn Larsson, Katrin Dunn, che era madrina della manifestazione, Sumi Asukar, Jan Manuk, Marco Malvaldi e tantissimi altri. Molti di loro li abbiamo sentiti, ci abbiamo parlato, ma quello che vorrei presentarvi ora è una simpaticissima chiacchierata che abbiamo fatto con lo scrittore Marco Malvaldi. Marco Malvaldi di Pisa, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa. Ha esordito la sua carriera di scrittore di narrativa nel 2007 con il giallo La briscola in cinque, edito Sellerio. Ha poi firmato anche la serie di romanzi dedicati alle vicende che accadono nel bar Lume, e vi garantisco ne accadono delle belle. Con lo scrittore Marco Malvaldi, scrittore ma anche scienziato, insomma studioso e uomo di scienza, abbiamo avuto una simpatica intervista con... Abbiamo toccato molti punti, dalla narrativa, dalla letteratura, fino anche alla prova scientifica nel processo. Ascoltiamolo. Incontriamo lo scrittore Marco Malvaldi, che oggi ha presentato il libro L'infinito tra parentesi, storia sentimentale della scienza da Omero a Borges, alla 14ª edizione del Pisa Book Festival. Noi avvocati abbiamo un rapporto difficile con la scienza, perché abbiamo la prova scientifica nel processo e sappiamo che la scienza ha dei limiti, e purtroppo laddove ci sono i limiti della scienza, là si ferma anche il processo, e quindi dobbiamo tutti cercare di rapportarci con questa cosa. Lei ci parla della poesia e della scienza. A me piace pensare che la poesia fa vedere i limiti della scienza, ma in un certo senso la completa, si danno un senso reciproco e le cose assumono un senso maggiore. Ho interpretato male, così? No, è assolutamente così. Il fatto è che avere due discipline, diciamo, complementari, appunto le completa vicenda, scienza e fisica, scienza e poesia sono complementari, ma partono tutte e due dallo stesso assunto, l'osservazione del mondo e il tentare di trasmettere agli altri quello che del mondo abbiamo capito, in un caso emozionando, nell'altro ragionando, però sempre tentando di compattare, di trovare principi, un po' quello che fa il giurista che si occupa delle basi del diritto, per intendersi, trovare principi che sottendono a quelle che saranno poi le applicazioni. Quanto per esempio all'applicazione della legge, è vero che c'è la prova scientifica, ma c'è anche quello che si chiama al di là di ogni ragionevole dubbio. Ultimamente in America molti scienziati si stanno dedicando al processo penale, per esempio Finkelstein ha scritto un bellissimo libro che si intitola Probability and the Law, nel quale mostra come i principi della probabilità possano e debbano essere applicati al processo civile e al processo penale, perché attraverso il corretto esercizio della teoria della probabilità ci si rende conto di
che cos'è davvero il ragionevole dubbio, perché si mette alla prova, al confronto, la probabilità che un dato evento sia successo con la probabilità che un altro evento, quello che consideriamo magari esposto da un avvocato o esposto da una testimonianza, sia realmente successo. Confrontando due probabilità si ha un altro punto di vista e soprattutto ci si rende conto che si sta parlando di probabilità. Una delle cose che poche persone, secondo me, capiscono del processo, specialmente del processo penale, è che si tratta di un dibattimento, si tratta di persone che riferiscono di accadimenti che loro hanno visto o potrebbero aver visto succedere, avendo a supporto testimonianze scientifiche e perizie in base alle quali ci si affida a dei periti. Nessuno ha la conoscenza completa di quello che è successo e chi si trova a decidere sulla base di testimonianze e perizie indirette. Quindi bisogna sempre tenere presente che quello che io sto facendo è decidere, non è indicare cos'è successo, ma è decidere sulla base di quello che mi viene mostrato quella che io ritengo essere la probabilità maggiore. E nel caso in cui io abbia un ragionevole dubbio che l'imputato sia innocente, è mio dovere fare in modo che questa persona non venga condannata, perché così come è mio dovere da avvocato difensore stimolare l'accusa in ogni modo possibile e immaginabile affinché, se quella persona è realmente colpevole, un'eventuale riapertura del processo non sia possibile o non porti a una nuova visione. Devo fare in modo che anche il pubblico ministero lavori il meglio possibile, che mi convinca, me appunto avvocato, che ha ragione. E questa è una cosa che molte persone non capiscono. Molte persone sono convinte che si vada lì sulla base di un'idea vera ed evidente e tran. E in questo credo che ci sia davvero bisogno di un po' di comunicazione, perché è un messaggio che molte persone faticano a recepire e anche quando recepito ad accettare, e questo è brutto. Sono pienamente d'accordo, ma la presentazione del libro di oggi era rivolta a un pubblico particolare, un pubblico di ragazzi molto giovani. Nella sua esperienza, nella sua impressione, che immagine arriva agli ragazzi della scienza, cosa pensano della scienza, cosa pensano della poesia e che immagine gli arriva della giustizia? Beh, a quell'età diciamo che si è bianchi o neri, quindi quelli che molto spesso scelgono, optano per le discipline scientifiche e ritengono la poesia una disciplina da mammolette, chi opta per la poesia e la letteratura pensa che gli scienziati siano dei nerd già nati con la barba, che giocavano con le equazioni differenziali a 3 anni. E quanto alla giustizia, siamo quasi tutti giustizialisti a 16 anni, vorremmo vedere tutti in galera senza renderci conto che ci finiremmo anche noi facilmente e senza nemmeno aspettare troppo. È necessario, secondo me, passare da questo stadio, e in questo, secondo me, aiutano libri come questo, in generale aiuta qualsiasi libro, ma aiutano libri che imparano, che fanno imparare l'arte del dubbio. Proprio si torna lì, l'arte di saper dubitare di se stessi e in conseguenza anche degli altri. Qualsiasi cosa ti aiuti a esercitare l'arte di dubitare dei tuoi sensi, delle tue conclusioni, di quello che gli altri non condividono, è un qualcosa che serve. Quindi sarebbe bello, secondo me, pensare a, penso ai libri di Gianrico Carofiglio, per esempio, sono ottimi esempi di quello che è per certi versi un vero processo penale, proprio perché, per esempio, nel primo libro di Gianrico Carofiglio la conclusione arriva e il lettore non sa se la persona assolta è colpevole o meno. E conosco più o meno il 50% delle persone che conosco ha un'opinione e il 50% ha quella contraria. È un qualcosa con la quale bisogna incominciare a fare i conti. L'idea che abbiamo tipicamente a 16 anni, che il modo in cui vediamo il mondo sia quello giusto e il resto
non abbia niente a che vedere. Qualsiasi chiave di lettura serva a instillarti questo dubbietto, un tarlo serve, e per certe persone l'esercizio della giustizia, così come la scienza o la poesia, può essere la giusta chiave di lettura. Io aggiungo che l'esercizio del dubbio, non soltanto per i ragazzini ma anche per molti adulti, sarebbe ampiamente praticabile. E i suoi prossimi appuntamenti dove la troviamo? E dunque, mi troverete qui al Pisa Book Festival sempre, e poi a Ravenna il 16 di novembre, sempre per parlare dell'infinito fra parentesi. E poi non me lo ricordo, sinceramente. Ma noi la seguiremo lo stesso, la ringrazio molto. Allora, grazie a Marco Manvalli. Grazie a lei, grazie a voi. Abbiamo sentito Marco Manvalli, lo ricordiamo, lo abbiamo incontrato nell'ambito della presentazione del suo ultimo libro, L'infinito tra parentesi, storia sentimentale della scienza da Omero a Borges, edito Rizzoli. La presentazione si è inserita nel contesto del progetto all'interno del Pisa Book Festival Leggere a scuola, un progetto davvero interessante che ha coinvolto tantissimi ragazzi delle scuole superiori, e in effetti la presenza di giovani e ragazzi era veramente alta, e questo ha fatto soltanto piacere. In questo caso gli studenti presentano i libri insieme con gli scrittori, insomma, che hanno appena letto. Nel caso di Marco Manvalli si trattava del liceo classico scientifico 25 aprile di Pontedera, e i docenti erano Monica Mascagni e Lucia Stefanini. Il tema dell'incontro: le leggi scientifiche nell'intuizione di poeti e filosofi. Ma la scienza non era solo l'unico dei tantissimi temi che sono stati toccati nella manifestazione pisana. Ricordo che anche il tema storico è molto presente, e molti degli editori e degli scrittori che si sono occupati di pubblicazioni storiche sono state sentite, ve le farò ascoltare nel corso di questa rassegna. Intanto ascoltiamo la chiacchierata che abbiamo avuto con la responsabile dei rapporti con l'università della casa editrice Pacini Editore, mi sto riferendo a Lisa Lorusso, che ci presenta in anteprima, prima di presentarla alla platea dei lettori, l'ultima pubblicazione di Pacini Editore, La lotta armata a Genova, dal gruppo 22 ottobre alle Brigate Rosse di Davide Serafino. Si tratta della storia della lotta armata a Genova, come possiamo vedere dal titolo, dalla fine degli anni 60 ai primi anni 80. Il libro è stato presentato da Massimiliano Baioni e Fulvio Conti, direttori della collana Le ragioni di Clio, che tratta appunto temi di storia contemporanea. Ascoltiamo Lisa. Questa mattina è stata presentata anche una nuova collana che si chiama Le ragioni di Clio per Pacini Editore, ed è una collana di storia contemporanea. In particolare stamattina abbiamo presentato La lotta armata a Genova, dal gruppo 22 ottobre alle Brigate Rosse di Davide Serafino. Io ora incontro Lisa Lorusso, che è la responsabile dei rapporti con l'università della casa editrice Pacini Editori. Come è nata l'idea di questa collana e quali sono i temi che tratta? Sì, la collana è nata dall'incontro col professor Fulvio Conti e Massimo Baioni dell'Università di Firenze e dell'Università di Siena, quando in Pacini Editore emergeva la necessità e la volontà di affacciarsi ai temi della storia contemporanea, e di farlo, come sempre nel nostro stile, grazie a collaborazioni con gli Atenei, quindi con la cura scientifica degli Atenei. E questa nostra istanza è stata accolta da Conti e Baioni, che hanno lavorato a un progetto editoriale di collana che abbiamo condiviso, e la collana è nata 2 anni fa, e in 2 anni abbiamo pubblicato 4 volumi ed sono già in preparazione i prossimi titoli, e il prossimo di Massimo Baioni sulle patrie degli italiani. Quindi stamattina abbiamo un pochino raccontato appunto questo incontro, i primi titoli usciti. Che rapporti hanno i ragazzi con queste tematiche che sembrano lontane da noi, però in realtà sono attualissime? Noi lo sappiamo, ma i ragazzi lo sanno?
Sì, diciamo il progetto editoriale di Collana si rivolge certamente a un pubblico di, ad esempio, studenti universitari, ma speriamo per il taglio che ha la Collana che possa interessare soprattutto questi titoli come quello che abbiamo presentato stamattina sulla lotta armata a Genova, possa interessare anche ad esempio gli studenti delle scuole superiori. Credo che ci sia fame in qualche modo di strumenti alla loro portata, che loro possano leggere, magari anche discuterne insieme in classe, insieme con i docenti o in famiglia o con i propri gruppi di studio eccetera, ci sia fame di strumenti per l'approfondimento e la conoscenza della storia più recente, più vicina a noi, una storia contemporanea anche che parte dall'Ottocento, per poter guardare anche meglio al nostro presente e spera anche avere strumenti per il futuro. Che si pensa sempre che il ragazzo di oggi ha bisogno dell'immediatezza, i 140 caratteri, internet, tutto disponibile subito, e si pensa che lo strumento del libro sia difficile da far passare al ragazzo, però oggi era numerosa la sala per la presentazione. Sì, la sala, insomma, il tema, questi temi comunque riscuotono, noi non lo vediamo, riscuotono un sicuro interesse, e pensiamo anche che ci debba essere, i ragazzi anche possano trovare il tempo di un approfondimento. Comunque ecco, sicuramente sì. C'è un sito internet dove si possono trovare i volumi di questa collana? Sì, il sito è www.pacinieditore.it, tutti i titoli sono disponibili, escono poi anche delle recensioni sulla stampa naturalmente nazionale e locale, insomma di approfondimento. Che ecco, troviamo sul sito sempre, la rassegna stampa. Certo. I prossimi eventi dove vi troviamo? Allora, sicuramente il Salone del Libro di Torino a maggio vedrà lo stand, insomma Pacini Editore con il proprio stand, ma abbiamo già degli appuntamenti a Genova in dicembre e poi a febbraio di nuovo a Torino, quindi vi facciamo, magari vi faremo poi sapere. Ci fa piacere, noi di Uslo Web Radio vi seguiamo. Bene, grazie. Grazie a te, ciao, buona prosecuzione. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Al Pisa Book Festival sono presenti editori, scrittori, studenti, studiosi e lettori, ma non possiamo dimenticare un'altra componente che sicuramente tra le più importanti, sicuramente tra le più significative, spesso non è quella che compare negli articoli di giornale o nelle rassegne, ma è certo che senza di loro queste manifestazioni non ci sarebbero. Stiamo parlando degli sponsor. Noi abbiamo conversato con Federico Papineschi, presidente del Rotary Club di Pisa, sponsor della manifestazione Pisa Book Festival 14ª edizione. Federico Papineschi, oltre a essere medico, è anche professore associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. Ascoltiamo e ci parla di questa scelta coraggiosa di sostenere la cultura oggi in Italia. Incontriamo anche Federico Papineschi per il Rotary Club Galilei di Pisa, che è un ospite del Pisa Book Festival 14ª edizione e un ospite qualificato, perché insomma si mette in una posizione di sponsor, di promotore e quindi un mattone portante di questo evento. Come è nata questa iniziativa, questa collaborazione a supporto del Pisa Book Festival? Dunque, l'iniziativa è iniziata perché, dunque, innanzitutto, abitando a Pisa conosco da anni questo festival, che l'ho visto crescere e che è arrivato, diciamo, ad un livello di importanza notevole per la città, ma ha travalicato anche un po' quelli che sono i confini nazionali, diventando internazionale. Quest'anno è il 100° anniversario della Fondazione Rotary, quindi un link fra questa internalizzazione sia del festival sia della nostra associazione ha portato al fatto che potevamo di diventare sponsor per quest'anno, e così abbiamo deciso. E come ho detto ieri nella cerimonia, diciamo, di presentazione inaugurale, mi è piaciuto che fossero due nostri soci particolarmente portati a questo compito, a essere gli intervistatori
di questo bellissimo autore, che è notissimo a livello internazionale, quindi ben rappresentava quello che era il nostro scopo, cioè intervistare una persona di questo livello e su un tema così ampio come il mare immenso, quindi praticamente immense sono le domande, ed è stato un grandissimo piacere, come ho detto poco fa, vedere l'attenzione con cui i ragazzi, anche molto giovani, hanno seguito il dibattito, perché essendo anche un professore universitario sono abituato al fatto nelle lezioni di vedere che quando si comincia a vedere qualche rumore, qualche bisbiglio, vuol dire che l'auditorio comincia a essere un po' stanco e che desidera che l'oratore finisca. Invece il dibattito è finito e tutto era in perfetto silenzio, quindi credo che, scherzi a parte, abbia avuto un bellissimo successo, ne sono pienamente soddisfatto. Stiamo parlando dello scrittore Bjørn Larsson, che abbiamo appena sentito. Di lui e del dibattito, dei nostri intervistatori e della gentilezza, dell'educazione del pubblico, di tutto onnicomprensivo. Un pubblico anche di ragazzi, molto bene. Sì, anche molto. La cultura è una sfida, come ho detto ieri, anche ieri all'inaugurazione c'erano moltissimi ragazzi. La cultura oggi, in un mondo in cui tutto depone verso contro la cultura, no? Troppa informatizzazione, e la cultura è un qualcosa che per i ragazzi deve rappresentare quel ponte fra il passato, il presente e il futuro, che determina l'immortalità degli eventi della storia dell'uomo, e quindi in tutte le sue, non solo nella parte editoriale dei libri, ma la cultura in senso generale deve essere una cosa che i ragazzi devono sempre tenere in mente e devono coltivare. Certo. Senta, i prossimi appuntamenti che vedranno il Rotary Club Pisa nella cultura? Ma nella cultura, dunque, abbiamo delle borse di studio a livello locale, abbiamo fra l'altro quest'anno una borsa di studio in collaborazione con Rotarat, che è la filiale, diciamo, dei più giovani, che è molto molto importante perché lancia nel mondo del lavoro. Quest'anno è una borsa di studio di tipo biologico-medico, io sono un medico, sì, fondamentale, e nella quale stiamo lavorando e nella quale proprio in questi giorni stiamo raccogliendo le adesioni, i candidati in un numero molto molto grande. Sempre sulla cultura, alla fine di quest'annata avremo anche un concorso fotografico, che anche la fotografia è cultura, e che speriamo che possa avere un buon successo. Va bene, noi di Youth Law Web Radio ci permettiamo di seguirvi in questa iniziativa. Vi ringrazio moltissimo della vostra gentilezza. Grazie alla sua disponibilità, buona prosecuzione. Grazie. Ospiti internazionali alla 14ª edizione del Pisa Book Festival. Federico Papineschi, presidente del Rotary Club di Pisa, che abbiamo appena sentito, e rappresenta la manifestazione anche per presentare un incontro con uno scrittore svedese, Bjørn Larsson. Si è tenuta una conversazione con l'autore riguardo se stesso, la sua attività di scrittore, i suoi luoghi dell'anima attraverso i grandi classici della letteratura di mare. Ricordiamo infatti che Larsson, scrittore svedese, è appassionato di barca, vela, di mare. I suoi libri, per chi li conosce, parlano essenzialmente di navigazione. Navigazione non soltanto tra i flutti marini, ma anche metaforica, come ora ascolteremo dalle sue vive parole. E al Pisa Book Festival incontriamo Bjørn Larsson in Italia, che ci ha parlato dei suoi libri, la letteratura di mare, di tante cose, ma in realtà quello che a me colpisce di più è che i personaggi dei suoi libri navigano, ma molto spesso navigano nel mare della scienza. E allora io, da giurista, da avvocato, le chiedo dei consigli, ma anche un augurio per chi come noi naviga nel mare della scienza giuridica, nel mare della giustizia. Com'è possibile oggi navigare in questo mare, secondo lei? Beh, è molto possibile, nel senso che bisogna riflettere su che cosa c'è al fondo, perché mi ricordo un collega mio, un francese all'università, che mi parlava della bicicletta, della sua mania, della sua passione, e lui diceva: nella bicicletta c'è tutto, c'è la psicologia, il materiale, ci sono anche diritto, perché lo sport è anche fatto di questo, c'è soldi, c'è la collettività, l'individualismo, e infatti lui aveva ragione. Io dico sempre ai miei studenti che
voi potete fare qualsiasi, diciamo, mestiere o materia, o, però andare al fondo, non fare lo zapping, non fare un po' di tutto, per andare al fondo, e lì c'è tutta la vita, tutta la scienza, l'avventura. Questo non è facile, ma è fondamentale, io credo. Sì, però mi ricordo, ho fatto la filosofia, come si chiama, la filosofia pratica o l'etica, sì. E lì c'era un corso che noi abbiamo fatto, che si chiamava la filosofia del diritto o qualcosa del genere, che era, esisteva anche come corso per loro che dovevano fare avvocato. Anche noi lo abbiamo. Però era un corso facoltativo optional alla fine del percorso. Invece dovrebbe essere all'inizio, per far capire che cosa è il diritto, che cosa è questa materia, che è interpretare il linguaggio e tutto questo. Se posso spezzare una lancia, in Italia l'abbiamo come corso obbligatorio, quindi almeno una cosa buona. Bene, no, penso che al sud c'è più una riflessione un po' filosofica all'università, da noi è più pragmatico adesso, più che prima, è troppo. Una cosa che mi ha interessato molto nella sua presentazione oggi, il convegno che abbiamo appena sentito, pirati e marinai, questa linea di confine fragilissima ma che è veramente facile sorpassare, soprattutto da marinaio a pirata. Oggi, secondo lei, quali sono i fattori sociali principali che fanno passare questa linea da marinaio a pirata, metaforico ovviamente? Diciamo che oggi, a credere questo libro di Niccolò Cannemeo, che ha indagato sui pirati di oggi, loro non sono per prima i marinai, sono capitalisti, vogliono farsi soldi, è molto semplice, però sono criminali, dunque sono i soldi che è diciamo, la radice del problema oggi, non è l'avventura, non è come per i pirati dall'epoca di evitare la tirannia, è soltanto fare soldi. Dunque è questo che abbiamo bisogno di cambiare, questa diciamo, ossessione. Cambiare i nostri valori. Sì. Per dire che i soldi è soltanto un mezzo. Io avevo una discussione con un ex direttore di ditta che ho incontrato in Irlanda. Lui aveva calcolato che lui poteva vivere, lui aveva una piccola fortuna, e se lui traslocava in Irlanda perché pagava meno tasse e faceva un po' di risparmi, così poteva vivere fino alla pensione, però libero, senza fare niente, e si è comprato una barca, e io dicevo, perché non ci sono più come te, diciamo, nel tuo mondo, diciamo, di queste persone che hanno molti soldi? E lui diceva, no, è una questione di immagine, loro hanno bisogno del Ferrari, hanno bisogno di giocare a golf, hanno bisogno di questa cosa superficiale, loro non vogliono smettere, non possono smettere, perché non c'è un'alternativa per loro. Una cosa un po' triste. Sì, è un po' triste. Perché è vero che sono pochi che cambiano veramente la loro vita. Bueno, allora lanciamo un messaggio, insomma, di rifondazione dei valori, ma anche di cambiare le sicurezze su cui crediamo di poggiare la nostra esistenza, ma che tanto sicure non sono. Insomma. Sì, per esempio c'è qualcuno, perché ho un po' di soldi messo a parte per la mia pensione, qualcuno mi ha detto, per tu devi mettere questo in azioni. Però se io lo faccio, potrebbe farlo, però diventa un'ansia, perché devo verificare e controllare ogni giorno, e dunque non diventa la libertà. In questi tempi anche molto verificare. Esattamente, dunque è controproduttivo. Bene, senti, i prossimi appuntamenti dove la vediamo, in Italia oppure anche all'estero, per chi può viaggiare? Beh, bisogna aspettare il 22 di questo mese per sapere, perché ci sarà un evento importantissimo intorno a me in marzo, però non posso dire niente di più. Allora la seguiamo sul web. Sì, esatto. Invece il 22 novembre cosa ci sarà? Sarà ufficializzato questa cosa lì. Ah, molto bene, perfetto. Allora attendiamo la data, attendiamo la notizia e l'evento. Intanto la ringrazio molto e le auguro una buona prosecuzione. Grazie a lei. Abbiamo parlato con lo scrittore Bjørn Larsson, che è autore del... La vera storia del pirata Long John Silver e del porto dei sogni incrociati, oltre a numerose altre pubblicazioni. Dalla letteratura di mare, ma dalla voce di un uomo di mare, passiamo a un uomo di montagna, la letteratura di montagna italiana per eccellenza. Stiamo parlando di Mauro Corona, che al Pisa Book Festival era presente per presentare il suo ultimo libro, La Via del Sole, edito Mondadori. Ascoltiamo.
Allora, io incontro Mauro Corona, che presenta il suo nuovo libro oggi, La Via del Sole, edito Mondadori. Io mi permetto di prenderla alla lontana. Mio nonno, che ha sempre abitato nella Valle Bresciana, quando mi sono trasferita mi ha detto: ora tu vai a abitare tra gente che è abituata al mare. Quando ti chiederanno di me, tu dovrai rispondere che tuo nonno è un uomo di montagna, e loro capiranno. Che cosa vuol dire essere un uomo di montagna? Si potrebbe fare anche lo stesso discorso sul mare, un uomo di mare. L'oceano è una montagna coricata, ma non meno pericolosa, e la montagna è un oceano verticale. Uomo di montagna la dice lunga, e sintetizza. Questa è una bella, è una frase letteraria molto, che contiene tutto: un uomo sobrio, un uomo essenziale, un uomo anche taciturno, un uomo abituato a stare sul ripido, quindi molto equilibrato, un uomo, chiamiamolo essenziale, ma l'ho già detto, un uomo che non gli serve che un tonno si tagli con un grissino, perché quando torna a casa la sera ha fame, perché ha consumato. Insomma, un uomo da esempio, anche se oggi bisogna specificare, perché c'è la montagna dove nevica firmato: Cortina, Courmayeur, Davos, Corvara di Valbadia, lì la neve cade firmata, Versace, Gabbana, e poi c'è la montagna dove non nevica firmato, la montagna della povertà, la montagna che si sta spopolando, la montagna che non ha possibilità, chiusa e uccisa da pastoie burocratiche insormontabili. Aprire un bar in montagna povera vuol dire 10 anni di trafile, e poi non solo, c'è il lucro di questi farabutti che per aprire il bar devi fare poi il corso da 600 euro di come si lavano i bicchieri, il corso di come si asciugano, il corso di infermeristica. Cioè, sono una decina di corsi da 600 euro cada uno per aprire il bar. C'è questa cosa infame. Io vedrei, e lo predico sempre nelle mie sciagurate interviste, l'anarchia imprenditoriale della montagna povera. Vuoi fare il bar? Te lo apri domani, poi vengo a vedere. Se hai fatto il furbo, vai in galera. Perché in America, che io non amo gli americani, men che meno ora che è salito al trono quell'altro, ecco, ma quando sbagli vai in galera e la fai. Quello che ha rovinato la banca in America ha preso 2 ergastoli, ovviamente ne farà uno solo, ma quello lo fa. Invece da noi è tutto che poi si evita, quindi non mi piace più, salvo poi infierire sulla povera gente. Non so, gli artigiani della montagna mia stanno scomparendo perché non possono vendere un mestolo, se no vanno in galera. Lasciali fare, lasciateli fare. Vorrei chiamare in causa qualche politico, ma dovrei fare nomi e non è il caso adesso. Capite? Invece le regole che valgono per aprire un ristorante a Milano valgono nel rifugino di montagna dove si porta la roba a piedi con la gerla. È questo che devo, lasciate l'imprenditoria, l'anarchia di libertà di imprendere sulla montagna povera. Vedrete, i montanari non chiedono soldi, chiedono di lasciarli fare. Più di così. Certo, questa è l'antica questione, che il diritto è diverso dalla legge. Il diritto è quello che nasce nella comunità, quello che tutti sentono come appartenuto. La legge è quella che cala dall'alto. Ma chi la fa la legge? La fa qualche idiota perché è stato collocato lì dai voti. Io non mi sento rappresentato, men che meno legalmente, da qualcuno che non sa nemmeno cos'è la montagna. Cioè, la politica è una cosa ormai fuori controllo. Cioè, uno viene messo lì a Roma, non sa nulla della montagna povera, la montagna in difficoltà, però fa una legge globale, per cui il rifugio Lavaredo, che ha circa 30.000 auto al giorno, ha gli stessi diritti del rifugio della Val Mesazzo, dove portano la roba con lo zaino. È completamente diverso. Ma che scherziamo? Io, guardi, potrei farle esempi a non finire. C'è un paesino dalle mie parti, Casso, massacrato dal Vajont. Che ci sono ancora le cannonate della diga. Sono 16 persone. Una signora ha osato aprire il bar di sua nonna, che le avrebbero dargli un premio alla resistenza. Certo. Alla resistenza. 16 persone, quanti introiti ti portano? Non è il bar di Venezia. Tre volte che vado lì a bermi un bicchiere di vino e 3 volte trovo la finanza. Ragazzi giovani che li mandano, non è che hanno colpa. Ora è chiaro che debbono controllare, ma prima di andare in un paesino di 16 persone a 1000 metri d'altezza, non hai altro da fare da controllare. L'evasione in Italia, che sono miliardi e miliardi di euro, è questo che mi deprime,
e che vorrei una rivoluzione pacifica ma decisa, 60 milioni di italiani che dicano no a queste prevaricazioni infami. Un'ultima osservazione, io leggo nella presentazione il suo libro Un racconto di montagna, ma un racconto morale, e noi come avvocati siamo molto sensibili alla morale, perché io credo che la giustizia viva della morale, senza la morale non si può veramente parlare di giustizia. Senta, ma in che modo la io montagna... quella scritta nei tribunali, la legge è uguale per tutti, la toglierei per dignità. Quindi amo la legge, io sono stato molto perseguitato dalla legge, però facevo reati, ho avuto 3 processi per bracconaggio e 2 per ubriachezza molesta, ma nei tribunali la legge è uguale per tutti, quella scritta lì va tolta quantomeno per la dignità di chi la legge la subisce e non è uguale per tutti. Grazie a lei. Parole amare, parole durissime, quello che abbiamo ascoltato da Mauro Corone al Pisa Book Festival, 14ª edizione. Parole che fanno riflettere, devono far riflettere tutti gli operatori del mondo della giustizia. E per gli operatori del mondo della giustizia abbiamo anche alcuni consigli di vario grado, consigli di scrittura. Abbiamo incontrato Luca Ricci nell'ambito della presentazione di una rivista veramente interessante, una nuova rivista DFLR. Ce ne parla Luca direttamente. Incontriamo Luca Ricci, scrittore, che al Pisa Book Festival, 14ª edizione, ci ha presentato una rivista che secondo me è veramente interessante, comunque è nuova, è il primo numero, ora lascio parlare te. Dico solo che trovate un suo racconto, Luca Ricci, Una rampa di scale. Come si pronuncia in inglese? The Flight of Stairs. Bravissimo, non avrei saputo di dirlo meglio. Senti, che cos'è questa rivista? Ma si può, cioè è una radio, no? Per sì. Cui io saluto gli amici avvocati. Ciao, certo. amici avvocati. Non fateli niente, è un mio protetto. Allora dunque, no, la rivista si chiama The Florentine, sì, F-I-L-H-R, ed è bilingue, perché facciamo gli scemi con l'inglese? Perché sostanzialmente è un progetto di rivista che nasce con la versione italiana dei testi e una versione inglese, per cui sposa, diciamo, un perfetto bilinguismo in modo da levare, diciamo, queste voci, queste scritture italiane dal mondo asfittico, un po' provinciale, in cui effettivamente sono per lo più confinate, perché, diciamo, insomma, a monte di tutto si parla di un'editoria italiana che è sempre stata affetta da esterofilia, per cui importiamo molto e esportiamo poco di solito. Quindi un progetto così che nasce in Italia con una buona qualità grafica di carta, quindi un supporto professionale con delle maestranze, un comitato direttivo dove ci sono scrittori fiorentini, nasce su Firenze, molto validi come Vanni Santoni, Alessandro Raveggi che la dirige, nasce proprio per cercare di invertire questa tendenza. E io confermo, perché ce l'ho tra le mani ed è veramente una rivista eccellente da un punto di vista grafico e appunto di qualità e sicuramente anche di contenuti, avremo modo di leggerla in futuro. Senti, ci hai detto dell'editoria italiana e invece lo stato della narrativa italiana secondo la tua impressione com'è ad oggi? La narrativa italiana, diciamo che siamo bravissimi a parlarne, sempre a parlare male di noi stessi, in realtà gode di ottima salute, solo che probabilmente anche in questo gli editori italiani sono come Tafazzi, no? Mi ricordo il vecchio Tafazzi con la bottiglia di plastica sugli Zibidei, perché cosa fanno? Cioè investono nel comparto pubblicitario per i libri brutti e invece non promuovono i libri belli che pure vengono editati da loro stessi. Per cui, diciamo, se un libro è bello, paradossalmente, allora non te lo promuovo. Se è brutto, invece va promosso. Perché magari piace così. A noi piace così, ci piace farci del male. Quindi questo masochismo di fondo rischia di compromettere e di nascondere dei bellissimi titoli che pure
continuano a uscire, ad esempio, non lo so, cioè in questi due mesi sono usciti un sacco di libri italiani, di narratori italiani, belli, penso allo stesso libro di racconti, Il grande regno dell'emergenza di Raveggi, penso a un libro che è appena uscito di Paolo Cognetti, Le otto montagne, penso a un libro di Marco Rossari, Le cento vite di Nimesio, pubblicato per EO, cioè sono tutti libri che se avessero un battage pubblicitario come i cosiddetti bestseller che vengono strapagati magari alle fiere eccetera, potrebbero ottenere dei risultati e partono comunque da una letterarietà alta. Senti, cioè, hai parlato dei libri degli altri, ma io so che anche tu hai scritto dei libri bellissimi di cui non ci parli. Il tuo prossimo libro invece quando lo leggiamo? Gli autori sono schivi, sono ombrosi, per cui non parlano, ragazzi, mi ci metto io. Parlano malvolentieri, devi insistere, supplicare. No, io il prossimo libro uscirà per Rizzoli nel 2017 a gennaio, subito dopo Natale, e siamo molto contenti. Cosa puoi anticiparti? Che saranno storie, no, che saranno storie di scrittori, avventure di scrittori, per cui vado a riprendere una corrente che è molto grossa in realtà, perché gli scrittori si sono da sempre occupati di scrittori finti, per cui saranno scrittori totalmente inventati, e però, cioè, si pensa, non so, allo Zuckerman di Roth, gli scrittori hanno sempre giocato con il loro mestiere, i loro strumenti, e quindi saranno dei racconti che parleranno di scrittori finti che però sono molto molto verosimili. Un'altra cosa che Luca non vi ha detto, ma ve lo dico io perché sono qui per fare la spia, è che tiene anche dei corsi veramente interessanti di scrittura, scrivere per bestseller, scrivere per scrittura creativa. Io ti chiedo, e tieni ancora questi corsi, dove, quando, perché, e ti chiedo anche dei consigli, perché noi siamo avvocati e scriviamo tantissimo, siamo dei grafomani, siamo fondamentalmente malati, e c'è questa legislazione che continua a rincorrerci, che ci dice scrivete poco, scrivete conciso, dite i fatti, e noi invece abbiamo questa ansia che non veniamo letti, ascoltati. Ci dai qualche consiglio, per favore? Cosa dobbiamo fare per raccontare una storia in modo che qualcuno, per esempio un giudice, ci legga? Siete perfetti, praticamente hai detto quello che dicono i redattori del New Yorker agli scrittori di racconti. Perché ho fatto il tuo corso. Siate concisi, attenetevi ai fatti. Cioè, praticamente lo scrittore letterario novecentesco minimalista americano scriveva come un avvocato, e quindi siete a cavallo. Detto questo, il prossimo corso lo tengo per la Scuola del Libro a Roma, si terrà il primo fine settimana di febbraio, ora non mi ricordo esattamente le date, un corso for immersion che riguarda proprio queste cose, cioè il racconto minimalista americano novecentesco, e non a caso il titolo è abbastanza significativo, perché è scrivere un racconto che piacerebbe a New Yorker. Le iscrizioni sono aperte ancora? Sì. Sì, sono aperte, sono corsi. Dove troviamo? Sono corsi che vanno bene, che trovate sul sito della Scuola del Libro, oppure sul sito della casa editrice a cui fa capo la Scuola del Libro, che è SUR, che si occupa di letteratura sudamericana, ma ora anche nordamericana. Hanno inaugurato adesso una collana che si chiama Big Sur e che praticamente fa quello che faceva la Minimum Fax, anche perché a capo di SUR c'è Marco Cassini, ex Minimum Fax, e anche Martina Testa, ex Minimum Fax. Perfetto, io ti ringrazio Luca e ti seguirò nelle tue iniziative. Grazie a voi, ciao avvocati, mi raccomando, cattivi, spietati, cinici, e i sentimenti solo leggendo dei anche testi. Anche noi li abbiamo. Anche gli avvocati, va bene, ciao. Grazie. Grazie Luca, ciao. Abbiamo appena parlato con Luca Ricci, lo ricordiamo, scrittore e drammaturgo italiano di origini pisane. Fra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Mabel dice sì, edito Einaudi nel 2012. Non soltanto letteratura, l'abbiamo detto all'inizio di questa puntata, anche tanti temi storici, oltre a quello delle Brigate Rosse che abbiamo già affrontato. Si è tenuto anche un incontro riguardo i banditi e briganti, storie italiane di illegalità, un incontro organizzato in collaborazione tra Pisa Book Festival e Trame Off, Trame è il festival letterario
L'Ametino, e in una conversazione con Ettore Cinnella e Fabio Truzzolillo, che è l'autore dell'introduzione, della postfazione del libro Nel regno di Musolino, abbiamo avuto modo di capire esattamente che cosa è il fenomeno del brigantaggio, dei banditi e quali sono i nessi con l'andrangheta di oggi. Ne abbiamo parlato a viva voce con Fabio Truzzolillo, ricercatore. Incontriamo Fabio Truzzolillo in questa presentazione di un bel libro estremamente interessante, Nel regno di Musolino, la cui presentazione è stata organizzata in partnership dal Pisa Book Festival e da Trame Festival Ametino. Io ti faccio una domanda a bruciapelo: chi sono i briganti e che cosa c'entra l'andrangheta? Ecco, allora, bella domanda. Io rispondo prima alla seconda: cosa c'entra l'andrangheta? L'andrangheta si appropria del mito brigantesco per costruire una narrazione di sé e sostanzialmente nascondere la propria natura criminale, e in questo riesce a vincere la guerra della comunicazione con lo Stato italiano, perché ancora negli anni 60 di guerra si parla, perché la comunicazione poi muove le opinioni, no? Muove i pensieri delle persone e anche quindi la consapevolezza del territorio in cui si vive. Il mito brigantesco è preso a piene mani dall'andrangheta, che racconta di sé come di una società di mutuo soccorso, come una società che ha la funzione di trovare lavoro ai poveri, come un'associazione di autodifesa, la mafia buona, la mafia d'ordine, esatto, e soprattutto non una realtà organizzata, ma appunto un codice popolare che si auto-organizza per resistere all'avvento di una modernità che in qualche modo sfavorisce le classi più povere. Grandi menzogne, nel senso che l'andrangheta dimostra di essere organizzata fin dalla fine dell'Ottocento, emerge, non nasce, questo è un termine che io prendo dai lavori di John Dickey, emerge a fine Ottocento, stiamo parlando degli anni Ottanta, ed emerge dalle carceri, perché per gestire il sovraffollamento delle carceri di fine Ottocento nell'Italia postunitaria, sostanzialmente si crea una sorta di struttura interna tra i detenuti, che viene definita da alcuni, ci sono alcuni detenuti politici del periodo liberale che raccontano questa cosa, si struttura come una camorra carceraria. In questa situazione qui ci stanno anche dei gruppi regionali, quindi ci sta la camorra che poi sarà la camorra napoletana, ci stanno quelli che vestivano i pantaloni di velluto a costa, che erano i siciliani, e poi ci stavano anche i calabresi. Da questa realtà qui viene fuori poi la possibilità che questa criminalità carceraria, con i suoi codici, strutture, la società maggiore, minore, tutte le doti che ancora esistono nell'andrangheta odierna, emerga appunto nella società calabrese, ed emerge non nella società calabrese in generale, quindi come dire che la cultura meridionale è un background adeguato a che la mafia abbia successo, no, emerge in alcuni punti specifici della realtà calabrese, come la mafia emerge in alcuni punti, in alcune realtà specifiche del contesto socio-economico siciliano. Emerge in un periodo di crisi economica, nelle pianure, non sull'Aspromonte, perché sono zone ad economia relativamente avanzata. Se uno dice economia avanzata, chissà cosa ci si aspetti per la Calabria fino all'Ottocento, no, però erano zone di piccola proprietà, produzione di agrumi o di olio, o dove c'era una coltivazione di uve che venivano addirittura vendute alla Francia perché tagliasse il vino francese pregiato, arrivavano dalle vigne della piana, esatto, della piana di Gioia Tauro, soprattutto perché le vigne in Francia avevano avuto una crisi legata alla filossera, insomma una malattia dell'uva, ma non è questo il punto. Siamo in una zona di piccola media proprietà, più o meno intensiva, dove esisteva un mercato, quindi dove ci sono i soldi ci stanno gli interessi criminali. In una condizione di crisi negli anni 80 dell'Ottocento, i piccoli proprietari in difficoltà capiscono che può essere molto utile utilizzare uno strumento per muovere il mercato a proprio favore. Questo strumento è la violenza. Chi può gestire la violenza se non dei gruppi organizzati? No?
in questo stesso contesto. Semplice e agghiacciante. Semplice e agghiacciante stesso. Perché è questo che muove oggi l'andrangheta sui grandi mercati finanziari. Cioè la logica, la prassi è identica, cambia però il contesto socio-economico. Quindi prima era una criminalità che prendeva dal mondo popolare, ignorante, analfabeta e così via. Ora i figli degli andranghetisti hanno studiato ad Harvard e magari vantano lauree e master. Però l'idea è questa, l'intermediazione violenta in un contesto di mercato per distorcere tutto a proprio favore. Sostanzialmente è di questo che stiamo parlando. Chiarissimo. Io lo ricordo, l'introduzione e la postfazione scritta da John Dickey e Fabio Truzzolillo, con cui stiamo parlando ora, è del libro Nel regno di Mussolini, edito Rubettino di Adolfo Rossi. Una domanda, un'altra bruciapelo. Lo strumento per difendersi o per arginare il problema può essere la legalità, la cultura della legalità? La cultura della legalità è il dibattito e la conoscenza. Io dico sempre una cosa, nominare le proprie paure è il modo per vincerle, cioè proprio dare un nome alle proprie paure. E questo è importantissimo. Nel caso dell'andrangheta, purtroppo è successo che questo fenomeno fosse nascosto, sia rimasto molto nascosto nel corso del tempo. Soltanto negli ultimi anni si stanno facendo degli studi, c'è un'attenzione giornalistica molto forte, questo nome comincia a risuonare sulle testate locali, nazionali e internazionali. Purtroppo in Italia, come avviene spesso, l'antimafia in testa in generale, quindi anti-ndrangheta, anti-camorra, è sempre un'antimafia di carattere emergenziale. Quindi noi abbiamo scoperto l'andrangheta dopo due o dopo Fortugno, dopo il caso Fortugno, quindi una strage, un episodio molto violento in un contesto internazionale che quindi ci pone in prima linea di fronte agli occhi altri, gli occhi esterni, gli occhi europei, e allora a quel punto lì viene fuori l'andrangheta. Ecco, l'andrangheta esiste da almeno 120 anni, anche di più. È una cosa che mi ha colpito, io mi muovo tra il contemporaneo e il passato, no? Perché è molto affascinante ascoltarti in questo. Ah, bene, sono contento, allora continuo. Una cosa che mi ha molto colpito è che il nome 'ndrangheta non esisteva. Cioè, per l'andrangheta, dicevo, è nata negli anni 80 dell'Ottocento, ma fino agli anni 50, esattamente fino al 55, fino all'ottobre del 55, non veniva chiamata così, ma non veniva chiamata così dai giornali. Aveva molti nomi, sì, veniva chiamata picciotteria, veniva chiamata mafia, camorra, malavita, malandrinaggio. Ora, perché dico questa cosa? Perché l'assenza di un nome indica una bassezza di dibattito, cioè non se ne parla, non c'è un nome, quindi il fenomeno non si riconosce, vago. È tutto molto vago. Soltanto nel 55 viene fuori il nome 'ndrangheta, in realtà esisteva da prima, cioè l'andrangheta si definiva 'ndrangheta già da prima, però soltanto nel 55 si scopre che è un fenomeno a sé stante con un suo nome. Prima era un fenomeno che aveva molti nomi, malandrinaggio significa tutto e niente, malavita significa tutto e niente, mafia e camorra sono mafia e camorra, e quindi hanno dei nomi molto forti, però toglievano un'identità propria al fenomeno calabrese, come se fossero delle manifestazioni che un po' arrivavano dall'esterno e non si capiva bene perché ci fossero anche in Calabria. Ecco, trovare un nome nel 55 è stato molto importante, perché lì ha avuto inizio un dibattito, poi si è perso di nuovo, poi si è inabissata esattamente come era avvenuto prima ed è riemersa soltanto in tempi molto recenti. Io nei miei studi, che non sono raccolti in questo libro, ho scoperto, dove per sono esempio, raccolti? È in una tesi di dottorato che cerco di pubblicare, che faccio fatica a pubblicare purtroppo. Però quando la pubblichi ci avverti, sì, che vogliamo stare sul pezzo. Poi parliamo delle politiche editoriali un'altra volta. Sì, assolutamente. ho scoperto per esempio che negli anni 30 i giudici di Reggio Calabria avevano scoperto che l'andrangheta aveva una struttura di vertice. Ora, di recente, per i calabresi forse è una cosa più o meno nota, almeno me lo auguro, di recente è arrivata a sentenza il processo chiamato Crimine, è arrivato nel 2012, è stata pronunciata una sentenza. In questa sentenza Gratteri, Prestipino come sostituti procuratori raccontano di aver scoperto finalmente che l'andrangheta aveva
una struttura di vertice, che non è la cupola siciliana, però è comunque una struttura di vertice. Fino a prima si pensava che l'Andrangheta fosse costituita da famiglie singole, indipendenti, che avessero delle reti orizzontali, però che fosse una realtà un po' disarticolata, no? Ogni villaggio la sua andrina, però poi di fatto queste andrine si fanno guerra tra di loro. No, invece si coordinano molto bene. Negli anni 30 lo avevano già scoperto. Io mi chiedo in maniera molto forte, per questo dico la conoscenza aiuta, parlare di un fenomeno aiuta a sconfiggerlo. Perché negli anni 30 quello che avevano scoperto i giudici allora non è emerso? Avevano scoperto esattamente le stesse cose. È incredibile la capacità, la possibilità di sovrapporre le due scoperte, 2012 e 1938. E tutto questo è rimasto nascosto negli archivi, ma non è mai diventato dibattito pubblico. Io non lo so se troverai un editore, mi auguro di sì, io sono certa di sì, però noi ti invitiamo in radio un giorno e ci racconti bene quello che hai scoperto di questi due processi, perché noi delle carte processuali siamo sempre famelici di sapere che cosa accade. Volentierissimo, accetto di buon grado. Senti, i tuoi prossimi eventi dove ti troviamo? Non lo so, non ne ho al momento. Ma c'è un sito internet dove possiamo seguirti? No, nel senso potete seguire Trame Festival, lì trovate una pagina a me dedicata, perfetto. E quindi eventualmente, visto che io mi muovo spesso con loro, troverete qualche informazione. Ma io adesso ti ho strappolato una promessa e farò in modo che questo venga mantenuto. Volentierissimo. Tanto ti ringrazio, buona prosecuzione. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. La letteratura di viaggio ha un ruolo centrale al Pisa Book Festival, sono tante le rassegne dedicate al viaggio. Una di queste è quella tenuta da Luigi Nacci, che in realtà era presente per presentare due libri. Uno non proprio, quello di Simona Baldanzi, Mal di Fiume, e invece uno scritto proprio da Luigi Nacci, stiamo parlando di Viandanza. Viandanza perché Luigi è un viaggiatore lento, come si ama dire oggigiorno, e ce ne parla lui stesso. Luigi Nacci, al Pisa Book Festival 14ª edizione, presenta il suo libro Viandanza. Durante la tua presentazione io ho sentito che hai usato il termine pellegrino, ma in un mondo oggi dove siamo abituati a raggiungere tutto in un numero di ore assolutamente impensabile un tempo e avere tutto e subito, cosa significa essere un pellegrino? Essere un pellegrino significa, riprendendo Dante, abbandonare la propria casa, la propria patria, e quindi diventare dei forestieri, quindi diventare dei clandestini, quindi spogliarsi di tutte le nostre identità, essere delle creature fragili che perdono tutto il potere che hanno accumulato nella propria vita granitica e quotidiana. Perché si cammina a piedi? Perché è proprio il cammino? Ma camminare una cosa e il cammino un'altra, per cui camminare è un'attività benefica, può anche essere, può rientrare all'interno di quella che è un'attività sportiva e va bene. Il cammino è un'altra cosa, si può fare anche senza i piedi, le gambe, per cui mettersi in cammino significa mettersi su una via di trasformazione. Oggi, se molta gente sta scegliendo questa esperienza, è probabilmente perché molta gente sente di vivere in un modello di vita, in una condizione, in un lavoro, insomma, come dire, in una società in cui non riesce più a percepire il senso, magari anche del proprio quotidiano, non dico della propria vita, ma insomma i valori, i punti, gli elementi che dovrebbero essere centrali e non lo sono più. Secondo te questo è un problema della società in generale o della nostra società in particolare? Beh, di questa società occidentale, di questo sistema economico, diciamo di questo iperconsumismo che ci consuma, ecco, che ci trita. È buffo perché quando uno si ritrova, che ne so, a camminare in campagna e trova delle persone anziane che ancora sono lì a lavorare nei campi, quelle persone si stupiscono perché dicono, ma perché per quelle persone
non ha nessun senso quell'atto, perché ovviamente loro già sono nella fatica, legati alla terra. Sono legati alla terra, non hanno bisogno di andare a camminare, sono già nel cammino. Però noi abbiamo rifiutato tutta la terra, abbiamo rifiutato una parte di noi, della nostra storia, della nostra memoria, per cui la maggior parte, ad esempio, delle persone che oggi vanno a fare queste esperienze, anche di cammini lunghi, vengono da aree altamente antropizzate. Ad esempio, la maggior parte della gente che va a fare, che ne so, Santiago, la Francigena, o anche molti viaggi organizzati in Italia, vengono dall'area intorno a Milano. E come mai secondo te quest'area milanese esorta sostanzialmente ad affrontare un certo tipo di cammino? Perché io penso a come doveva essere la pianura padana un tempo, d'altronde quella si chiamava, tutta quell'area era coperta dalle cosiddette foreste lupaniche, selve lupaniche, si chiamavano così perché erano così intricate e fitte che c'erano i lupi, e noi abbiamo devastato tutto quello. Oggi quella zona intorno a Milano è, diciamo, una zona con moltissime industrie, padiglioni, cemento, con la gente che è costretta a vivere in un ufficio tutto il giorno, a muoversi in una macchina per ore perché il traffico è terribile, e così via, insomma, sappiamo. E secondo me, soprattutto quelle persone, quindi per non impazzire, hanno bisogno di farlo. Chi si mette in cammino, sì, e chi sta cercando una soluzione all'alienazione sostanzialmente, sì, in cui questa società ci spinge. Io leggo nel sottotitolo del libro un'educazione sentimentale, il cammino come educazione sentimentale. E allora mi viene da chiedere, l'educazione sentimentale, quindi come crescita dell'individuo, è una cosa che deve avvenire anche prima, ovviamente, perché una persona possa decidere di mettersi in cammino, ma anche durante. E per chi volesse intraprendere o pensare di intraprendere un percorso del genere, tu che cosa consigli? Da comprare, quelli ne trovate. Cioè, io ad esempio ho scritto questi libri, perché prima di questo c'è Alzati e cammina, che è proprio dedicato a chi vuole o sta per mettersi in viaggio, e con questa idea di dare dei consigli, non richiesti ovviamente, a chi si sta mettendo dentro questa grande esperienza, non consigli materiali, ma consigli che hanno a che fare con sentimenti, quindi, diciamo, una dimensione astratta della propria vita, che sono le cose più difficili effettivamente, le paure che avremo, come provare a dominarle, degli esercizi da fare per poter sedare queste paure. Per cui, insomma, secondo me possiamo fare dei passi in avanti, soprattutto per cercare di contenere quella paura iniziale, perché è quella l'ostacolo. Se uno riesce ad ammortizzare quella paura, cioè a prenderne possesso, a vederla in faccia, poi parte, e quando è partito basta, arrivano altri sentimenti che poi appunto sono gli elementi di ossatura dello scheletro di questo viaggio sentimentale, però la paura è quello più forte. Senti, oggi ti abbiamo visto nella presentazione di Viandanza, i prossimi appuntamenti dove ti vediamo? Possiamo seguirti, so che hai anche un blog. Sul blog, sì, è più facile. Il blog si chiama nacciluigiwordpress.com, è facile, se no su Facebook spesso ci sono molti aggiornamenti, c'è la pagina del libro che è Viandanza, per cui si viene aggiornati sugli appuntamenti. Ti metterai in viaggio presto? Sì, io sono sempre in viaggio. Adesso in questi giorni parto e vado da questo, cioè verrò da queste parti, nel senso che andrò nella zona delle Cinque Terre e a camminare con le guide della Compagnia dei Cammini, che sono un'associazione con cui faccio la guida, accompagno gruppi a piedi. E poi, insomma, sì, dalle mie parti spesso arrivi a un certo punto, non sai più dire quando hai smesso, quando rinunci, quando parti e ritorni, perché è sempre uno stare in viaggio, in cui è un modo di essere per cui è molto difficile capire quando ci si è fermati. Cioè, a volte uno è in cammino, invece è come se fosse adagiato su una panchina, a volte cammini ma è come se fossi in pausa, e viceversa.
Io ti ringrazio tantissimo di queste riflessioni e noi ti seguiamo nei tuoi appuntamenti come radio. Grazie a voi. Buona prosecuzione. Grazie. Pisa è una città giovane, l'ho detto tante volte tra questa rassegna e la scorsa dedicata alla prima giornata, e ancora una volta ve lo voglio provare perché abbiamo incontrato dei ragazzi giovanissimi che hanno fondato una nuova rivista molto interessante e molto attuale. Una delle cose che mi ha maggiormente colpito girando a Pisa è la presenza dei giovani, perché io ieri sera, ed era sabato sera, giravo nel centro storico ed era pienamente animato, c'erano ragazzi ovunque che suonavano, cantavano, giravano in compagnia, e anche qui al Pisa Book Festival ho visto che le sale sono piene di ragazzi giovanissimi, anche sotto i 20 anni molte volte, ma under 30, e scopro che c'è una rivista in realtà tutto mondo, composta prevalentemente da ragazzi under 30. Sono con Francesco Bondielli. Che rivista, di che rivista si tratta? Salve a tutti, è una rivista culturale che parla di un po' di tutti gli argomenti, insomma, che vengono toccati dalle principali riviste del settore, insomma, della cultura. Siamo specializzati sul locale noi, sul territorio di Pisa? Sì, di Pisa, comunque ragioniamo di area vasta, comunque, anche se c'è un evento importante a Livorno, Lucca, insomma, non lo perdiamo di vista. Come è nata questa idea? Ma l'idea in realtà è nata 2 anni fa, io ancora non ero nell'organico comunque, però è un'idea comunque di mettere insieme le idee dei giovani, se vogliamo, e di specializzarsi in tanti argomenti, ad esempio il cinema, la cultura, il teatro, la letteratura, l'arte, insomma, e raccontare in maniera originale, se possibile, degli eventi che magari le persone guardano ma non hanno la possibilità di approfondire poi dopo. Ma come vi siete organizzati? Perché io so che oggigiorno è molto difficile avere una redazione fisica, è difficile ma a volte non è nemmeno necessario con i mezzi di oggi, social. No, infatti abbiamo un gruppo WhatsApp dove, esatto, questo è molto in maniera molto semplice, molto, non dico banale, però è molto pratico intanto, e ci sentiamo lì prevalentemente. Le riunioni le facciamo di persona perché secondo noi comunque è importante contaminarci. La nostra caratteristica è quella di avere un tema del mese che viene poi declinato attraverso le varie sezioni in cui si articola la rivista, appunto cinema, no? Teatro, arte, letteratura, anche cucina, non dimentichiamo la cucina perché... Che è arte, a tutti gli effetti. Che è arte a tutti gli effetti, esatto. E quindi noi raccontiamo, parliamo di questo tema del mese e cerchiamo delle sfaccettature un po' magari originali rispetto all'interpretazione che si può dare leggendo la parola, che spesso è una parola il tema, non è per forza una frase, insomma, una parola. E cerchiamo di... Questo mese così. Che tema è? Allora, anzitutto questo mese a novembre abbiamo affrontato il tema del tabù. Totem e tabù, insomma, okay. E abbiamo provato a sviscerare renderlo un concetto, meno tabù. A renderlo meno tabù, esatto, superare il tabù, infatti l'abbiamo scritto nel piccolo editoriale di presentazione. Il sito lo ricordiamo, www.tuttomondonews.it. Perfetto, allora io invito tutti i radioascoltatori ad andare subito a cliccare, non prima subito sulla cucina perché so che tutti si fionderanno sul cibo, ma anche le altre sezioni sono molto interessanti, ve le raccomando. I vostri prossimi, le prossime iniziative, dove vi vediamo oltre che sul sito? Noi abbiamo spesso degli stand durante le principali manifestazioni a Pisa. Dolcemente, che si tiene alla Leopolda, alla stazione Leopolda di Pisa, in piazza Guerrazzi, il 19 e il 20 novembre. Perfetto, allora noi ci saremo come radio, come supporto. Grazie, buona prosecuzione. Grazie a voi. Un altro evento organizzato in collaborazione tra il Pisa Book Festival e Trame Off è quello dedicato all'artista, drammaturgo Salvatore Striano. Lo conosciamo molto bene, ex detenuto, è stato attore protagonista del bellissimo film Cesare non deve morire dei fratelli Taviani. Ne abbiamo parlato tante volte qui su Uslo Web Radio.
Oggi abbiamo parlato con lui di tantissime cose che in realtà aveva già esposto nella presentazione del suo libro che si era appena tenuta. Il libro si intitola La tempesta di Sassà. Perché la tempesta? Perché ci racconta come Shakespeare è entrato dentro il carcere per salvarlo dalle vive parole di Salvatore. Ci ha spiegato in una conferenza che ha emozionato tutta la platea che la cosa più importante che ha imparato da Shakespeare è che bisogna salvarsi dalle tragedie. Quando si è in carcere bisogna salvarsi, non bisogna accontentarsi di subire quello che attende il carcerato. Riporto le sue parole: un trattore per imparare a coltivare la terra non può entrare in carcere, ma un libro sì, e forse è più importante. Ma quanto è importante la letteratura in carcere ce lo dice direttamente lui. Ascoltiamo Salvatore Striano. Incontro Salvatore Striano al Pisa Book Festival, 14ª edizione, che ha presentato il suo libro La tempesta di Sassà. Io ho sentito la tua presentazione, hai detto un sacco di cose bellissime, ma una in particolare mi ha colpito. Hai detto: per molti è più facile entrare in carcere che prendere un libro in mano. Io ti chiedo: quanto è difficile prendere un libro in mano? È difficilissimo, perché non ci sono degli indirizzi dove ti indicano di andare a prendere un libro, ti indicano tutto il contrario, per quello che abbiamo un sacco di chiacchieroni che invece di fare una lotta, invece di portare le persone alla legalità, si mettono a fare il muro contro muro, cioè uno ruba e un altro parla di quello che ruba, però nessuno mai dice alle persone dove ne devono andare. Invece noi abbiamo bisogno di direzioni, di indirizzi utili, ecco, una libreria, una biblioteca, un teatro, un festival della letteratura sono degli indirizzi utili per dei giovani, perché poi una volta che se li trovano in mano i libri capiscono come non farsi fregare, forse proprio per quello che non glieli danno. Sì, è vero, anche perché non solo è importante prendere in mano il libro, ma anche tenerlo, forse quello è più facile piuttosto che rompere il muro. No, è più difficile rompere il muro una volta che lo tieni, soprattutto per chi non l'ha mai avuto, quindi tu prendi un libro in mano in un'età già adulta, parliamo da ragazzi che comunque hanno ammarinato la scuola, persone che comunque sono figli dell'ignoranza, e quindi quando si trovano quella roba tra le mani si sentono pure... come dire, ora so come difendermi, ora io leggo, ora io so, ora io non mi faccio fregare più, perché nessuno va a delinquere col sorriso sulle labbra, è una vita disgraziata pure quella, e quindi bisogna rispettarla e cercare di evitargliela e non di istigarli a fare peggio. Senti, io ascoltandoti oggi ho avuto una grande lezione di forza, perché tu hai detto una frase: io non avevo una vita segnata, ma mi sentivo come uno scarabocchio e mi dovevo ridisegnare. E questo secondo me ha una grande forza, perché è tutt'altro che scontato che una persona trovi la forza non solo di rialzarsi, ma di ridisegnarsi. E in tutto questo i libri che ruolo hanno avuto? È un ruolo fondamentale, perché ripeto, nei libri io ho trovato il buono della vita, cosa che le persone della vita me lo nascondevano, e quindi io, non vedendolo, molte volte mi mettevo in dubbio sulla vera esistenza delle cose belle, delle cose buone per me. Magari dico: gli altri sono cresciuti con le cose belle, le cose buone, beati loro, ma io che sono cresciuto con le cose brutte, mi toccherà sempre il brutto. E lì nasce il pensiero di una vita segnata. Poi dopo scopri, attraverso la letteratura, attraverso il teatro, che tu hai una qualità, che tu puoi fare qualche cosa di buono, e quindi dice: no, ma quale segnato? Io sono semplicemente uno scarabocchio che mi devo ridisegnare, io devo fare il disegno bello della mia vita, e l'ho fatto. Questo è bello, perché dà l'idea della libertà della persona, che non è segnata dagli eventi, ma può fare può sempre fare qualcosa. Io ho sentito dalla tua bocca delle parole molto pesanti, come perdono, misericordia, pentimento. Io credo che tutti abbiano una vaga idea di che cosa sono queste cose, però volevo chiederti se puoi darci un'idea un po' più concreta esattamente di cosa sono queste cose importantissime, fondamentali. Guarda, ho cercato di spiegarlo nel mio libro, che il perdono fondamentalmente appartiene alle persone che lo devono concedere, perché finché non te lo concedono significa che quelle persone vivono di rancore, hanno un malessere dentro, sei tu il loro malessere, non li fa stare bene. Quindi il giorno che ti perdonano, miracolosamente quelle persone stanno bene,
insieme all'atto di misericordia, di perdono, iniziano pure loro a stare bene, quindi beneficia più loro che chi lo riceve il perdono. E quello è il senso del... Poi per renderci un po' più l'idea, io dico sempre una cosa, perché mi chiedono che rapporto ho con la fede, io dico sempre che ho conosciuto a livello letterario, che ho letto delle cose e trovo Gesù Cristo un personaggio molto figo, e quindi mi piace tantissimo. Non mi piace come me lo fanno vedere in croce, non mi piace quando me lo fanno vedere che lo picchiano, perché mi arrabbio là, mi rendo collera, quindi io non lo so, però a me mi piace quando è accaduto pure che lui andava in tutte le case, si fermava con tutte le persone, prostitute, drogati, acidati, ebrei, musulmani, quello che era, lui si fermava e gli insegnava l'amore. E quindi quel Gesù a me mi fa venire voglia di essere un Cristo. L'altro mi spaventa, perché dico io non voglio essere né crocifisso né picchiato, quindi fate i bravi. E quindi io racconto l'altro Gesù, che per me è un personaggio figo, e quindi questa è la mia vicinanza a lui, al mondo del sì, senza nessuna affiliazione, però se lo devo citare, ecco, Gesù Cristo, Gandhi, ci stanno delle persone fighe al mondo che ci possono indirizzare. Senti, i tuoi prossimi eventi dove ti troviamo? Guarda, io sto cercando di mettere un attimino la testa a posto, nel senso buono della parola, perché sono troppo in giro e devo scrivere il terzo libro, ho due film in uscita, e poi voglio vedere un attimino se riesco a portare in scena La Tempesta di Sasa a livello teatrale, perché... Sei nel film Quando ti vediamo e il libro Quando lo leggiamo? I film, uno a marzo e un altro non so ancora la data, uno si chiama Falchi di Tony D'Angelo e un altro Veleno di Diego Olivares, prodotti entrambi da Minerva e figli del Bronx, che sono i miei maggiori produttori, mi vogliono pure bene, quindi mi fanno lavorare tanto. Il libro lo devo scrivere, devo ancora scrivere lo scheletro, ho tutto nel cuore, nell'anima e nella testa, però poi lo devo mettere su carta. E lì sta... Non è facile. No, lì sta il difficile, perché non lo so se fare un altro mattone di 600 pagine o di... Non lo so, è difficile, perché il terzo libro deve essere ancora più forte del primo e il secondo, perché se nel primo ero un delinquente, se nel secondo ho affrontato il carcere, nel terzo ho dovuto riaffrontare la vita e non è stato per niente facile. Io attendo il terzo libro, e come radio ci permettiamo di seguirti nelle tue iniziative future. Allora mi ringrazio e vi abbraccio, e ringrazio il Pisa Book, perché lo trovo veramente un festival straordinario, ecco, come Gesù Cristo è figo. E io confermo, perché veramente tutto lo staff è straordinario. Grazie, una buona prosecuzione. Grazie a voi. Erano veramente tantissimi gli ospiti del Pisa Book Festival 14ª edizione. Uno di questi è Ignazio Marino, già sindaco di Roma, presenta il suo libro Un marziano a Roma, edito Feltrinelli, una pagina della storia di Roma, argomenti di attualità. Sentiamo dalle sue parole di che cosa si occupa la pubblicazione in anteprima rispetto alla presentazione ai lettori che si sarebbe tenuta di lì a tra poco. Ascoltiamo. Alla 14ª edizione del Pisa Book Festival incontriamo anche Ignazio Marino, che presenta il suo nuovo libro Un marziano a Roma, edito Feltrinelli. Leggiamo dalla presentazione, e fra poco ci sarà la presentazione in sala per tutti i lettori: è un racconto duro, senza censure, di una stagione del governo di Roma. Quale pagina del governo di Roma racconta questo libro? Alla pagina in cui, assieme alla mia giunta, ho cercato di riportare Roma nella legalità dal punto di vista soprattutto economico-finanziario. Basta pensare che tutte le aree principali della vita pubblica della città avevano dei problemi enormi. Il ciclo dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti erano affidati solo a una grande discarica, grande come 350
stadi olimpici messi uno accanto all'altro, e l'Europa aveva indicato che doveva essere chiusa nel dicembre del 2007, non la chiuse né la giunta Veltroni né la giunta Alemanno, noi la chiudemmo in 90 giorni. Nello stesso modo trovavamo una città che non aveva neanche il bilancio di previsione di spesa, si spendevano i soldi senza alcuna programmazione. In un anno abbiamo riportato la città, come dicevo, nella legalità contabile, abbiamo scritto il bilancio del 2015 nell'anno 2014, così come dovrebbe fare un'azienda sana, e abbiamo avviato un piano importante di rientro dei debiti senza creare per la prima volta nuovo debito per i cittadini di Roma e anche per gli italiani. E a me colpisce delle sue parole, perché dice riportare alla legalità. Si sente spesso leggere in giro Roma una città difficile. Io immagino che la risposta sia dentro il libro e la chiedo a lei ora. Perché Roma è una città difficile e deve essere riportata alla legalità? Roma dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è stata una città dove sono stati protetti tanti privilegi, persone hanno potuto ottenere da chi governava la città il permesso di edificare in aree verdi senza seguire un disegno urbanistico, senza seguire un'idea di città, e quindi si è sviluppata costruendo quasi tra il secondo dopoguerra e oggi il doppio di cubatura rispetto agli ultimi 2000 anni della storia della città, qualcosa veramente di incredibile. Ad esempio, con l'inizio del mio governo io cancellai 21 milioni di metri cubi di nuovo cemento nell'agro romano. Al di là di queste concessioni ai costruttori e a quello che accennavo prima, a chi gestiva con un monopolio privato da 50 anni la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, Roma è una città dove esistono anche tanti piccoli privilegi, come ad esempio il patrimonio immobiliare del comune, vastissimo, quasi 50.000 immobili, spesso affittato a prezzi irrisori, a pochi euro al mese, con contratti non aggiornati da decenni. È chiaro che tutto questo ha creato una situazione di grande difficoltà, e evidentemente non è, ad alcuni non è piaciuto il fatto che una giunta soprattutto di tecnici volesse fare di Roma una città normale, e con l'orgoglio di essere anche una straordinaria capitale di un paese del G7 e tra l'altro proprietaria non solo di 50 immobili pubblici ma anche della più grande area archeologica di tutto il pianeta. Certo, lei parla di privilegi, di contratti da rinnovare, di altre situazioni di assoluta emergenza, per non dire di altro. Io le chiedo, nelle pagine del suo libro si parla anche del ruolo della giustizia che ha in tutto questo? Certamente sì, del fatto che purtroppo abbiamo dovuto scoprire durante i miei 28 mesi di governo che figure importanti della politica, della sinistra, del centro e della destra, avevano rapporti certamente non legittimi con ambienti criminali nella nostra città. Quali siano le responsabilità di ciascuno, anche dei politici che sono stati arrestati, non spetta a me dirlo, lo dirà al termine del questo processo che i media hanno chiamato Mafia Capitale, la magistratura, ma è evidente che anche dalle intercettazioni, uno strumento importante di indagine, si capisce che c'era una affinità di sentire e una confidenzialità nei dialoghi tra chi doveva rappresentare il bene pubblico e chi invece quel bene pubblico voleva rapinarlo, che sono certamente uno dei mali più importanti della società, della capitale d'Italia e anche della sua classe dirigente. Quali sono i prossimi appuntamenti che la vedono protagonista nel mondo della cultura? In questo periodo
Ho viaggiato e sto viaggiando molto per presentare il libro Un marziano a Roma, edito da Feltrinelli. In questi giorni sono stato in Trentino, la prossima settimana sarò in Umbria, in diverse città dell'Umbria, poi in Basilicata, poi nuovamente in Toscana, a Firenze e a Prato, e poi verso la fine del mese di novembre in Puglia. Va bene, allora noi come radio ci permettiamo di seguirla nel suo tour di presentazione del libro. Grazie mille per la disponibilità e buona serata. Grazie, grazie. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E il tema della giustizia davvero non ha abbandonato mai le sale di presentazione dei libri del Pisa Book Festival. Noi abbiamo incontrato il magistrato Giancarlo Caselli, che ha presentato il suo libro Nient'altro che la verità, edito PM, scritto a quattro mani con il giornalista Mario Lancisi. Un libro importante, e nella nostra chiacchierata sono emersi anche alcuni consigli, progetti del magistrato su quelle che dovrebbero essere le riforme riguardanti la giustizia. Sentiamolo. Incontro Giancarlo Caselli, che presenta il suo ultimo libro, Nient'altro che la verità, edito PM. E il titolo secondo me è eloquente, Nient'altro che la verità, quindi fa intendere che ci sia qualcos'altro oltre la verità e che la minaccia forse, quindi cosa c'è oltre la verità e come si fa a difendersi da queste cose che minacciano la verità? La sua lettura è legittima, però nel libro spiego che Nient'altro che la verità vuol dire la verità che a me risulta sulla base dell'esperienza professionale di quasi 50 anni e quindi quello che posso affermare perché è supportato da documenti, riscontri, prove, via seguitando, che non esclude, come le diceva la domanda, che ci possa essere qualcos'altro oltre a questo, ma del qualcos'altro programmaticamente non parlo. Molto bene. E lei ha affermato spesso nella presentazione di questo libro la giustizia in Italia non funziona. Perché? Perché se un processo dura anni e anni e anni e la sentenza arriva soltanto dopo un lunghissimo, interminabile percorso, non è più giustizia ma denegata giustizia. Bisognerebbe farlo funzionare il processo. Nel libro c'è un capitolo che fa alcune proposte, una assolutamente di minoranza, invisa a tutti, in particolare agli avvocati, che è l'abolizione del grado di appello. Un'altra, semplicemente ovvia, che è la riforma della prescrizione, interrompere anche nel nostro paese la prescrizione con la condanna di primo grado o la condanna in appello, ma non si riesce a ottenere questo semplice, che sarebbe importantissimo risultato. Evidentemente sono tanti a dire più giustizia, ma poi quando è ora di tradurre in cifra operativa questo proclama, questa affermazione, non li ritrovi più, ecco, molti non li ritrovi più. E questo forse è il problema, perché in effetti quando io ci penso mi impressiona il fatto che la giustizia sia uno dei temi che sia forse maggiormente riformato, c'è sempre una qualche riforma quasi ogni anno ormai che incombe sul tema della giustizia, e però il processo continua a non funzionare. Lei ora ha fatto due proposte, ma com'è possibile questa cosa? Noi l'abbiamo radicalmente riformato nell'89, da un sistema cosiddetto inquisitorio siamo passati a un sistema accusatorio. Tra parentesi, tutti i paesi al mondo, e sono tutti paesi di democrazia occidentale, che hanno un sistema accusatorio al quale noi ci siamo allineati nell'89, facendo un progresso notevole di democrazia in termini di diritto, in termini di funzionamento del processo, tutti i paesi che hanno un processo accusatorio non hanno l'appello. Quindi quando io chiedo l'abolizione dell'appello, lo chiedo anche per un allineamento completo, nel senso che il sistema accusatorio vorrebbe un solo grado di giudizio di merito. Detto questo, però, le cose non funzionano, hanno continuato a non funzionare nonostante questa riforma,
prima di tutto per una mancanza di risorse, una scarsità di mezzi, una pessima distribuzione dei magistrati sul territorio che poi è stata in parte rivista, ma perché noi dobbiamo fare i conti con 8 milioni, erano 9 quando scrivevo, ma adesso sono 8 milioni di cause arretrate tra civile e penale, un macigno che schiaccia popolo litigioso, un popolo per cui la depenalizzazione di solito non svuota gli armadi dei palazzi di giustizia, ma soltanto li decongestiona molto, molto, molto flebilmente. Finché c'è questo arretrato, qualunque riforma va a sbattere, c'è poco da fare. L'abolizione del sistema d'appello, del grado d'appello, vorrebbe avere, nella mia opinione, anche questo scopo. I magistrati di appello e il personale amministrativo dell'appello concentrati per il tempo necessario sulla eliminazione dell'arretrato. Secondo me in 2 o 3 anni si potrebbe fare, dopodiché i magistrati e il personale amministrativo dell'appello vanno a lavorare al primo grado, che diventa più celere, mentre tutto il processo, eliminando un grado, diventerebbe assai assai più rapido. E in questo modo anche il problema della lentezza della nostra giustizia biblica intollerabile potrebbe essere avviato a soluzione. Ma credo di essere, se non l'unico, uno dei pochissimi, una buona compagnia. Però l'ex vicepresidente del CSM Vieti ha scritto un libro in cui sostiene la stessa identica tesi. Molto bene. Le faccio un'ultima domanda super sibillina. La giustizia non funziona, però la giustizia esiste, ce lo conferma? O ci rassicura, insomma? La giustizia esiste, soltanto che, lo dicevo prima, a non tutti interessa che esista e che esista a pieno regime. Ma la giustizia esiste, noi abbiamo ottenuto successi importanti, non definitivi ma importanti, contro la mafia, contro la corruzione, purché le leggi siano appena un po' adeguate. Ecco, la reintroduzione del falso in bilancio, reato spia della corruzione, consente di ottenere risultati. Dei risultati a livello investigativo e giudiziario se ne ottengono moltissimi, e che non bastano per, come dire, dormire sonni più tranquilli, perché c'è tutta una serie di fattori che concorrono perversamente a far sì che, nonostante i risultati, magari qualcosa non funzioni per il verso giusto. La prescrizione, che molte volte inghiotta i processi e annulla, azzera tutto, anche le responsabilità, è di nuovo un problema. Lei ci ha dato una grande testimonianza come magistrato nella lotta alla mafia. Le chiedo, il cittadino comune come può lottare contro la mafia oggi? Il cittadino comune può lottare contro la mafia partecipando, per quanto gli è possibile, a percorsi di legalità e di antimafia in modo particolare. Io qui sono torinese, sono vicino da sempre a Luigi Ciotti e a Libera, non posso non citare Libera, che è un'organizzazione di associazioni sull'intero territorio nazionale, proprio perché la squadra, l'organizzazione, lo stare insieme, il noi invece dell'io, aiuta a capire meglio i problemi e a scegliere insieme le risposte giuste o a pretenderle in maniera efficace da chi ha le cosiddette leve del comando in mano. La ringrazio molto, buona serata, arrivederci. E ancora ospiti internazionali. Abbiamo parlato con Jan Manouk, scrittore di origine armena, attualmente vive a Parigi, e ci ha parlato del suo ultimo libro. Ascoltiamolo. Incontro alla 14ª edizione del Pisa Book Festival lo scrittore Jan Manouk, che presenta il suo nuovo libro, e ora farò veramente una figuraccia per la pronuncia, Jerul Degger, l'ho detto bene? Bene, molto sì, bene. Per Fazi Editore, un noir nei deserti dell'Asia. Perché un noir in un deserto? È una storia un po' lunga, perché ho fatto una sfida con la mia figlia più giovane di scrivere 2 libri all'anno. È un tipo differente ogni anno e con un pseudonimo differente, e il giallo era il quarto sulla lista, e allora ho scritto un giallo. Qual è il suo ultimo viaggio nei deserti dell'Asia? Il mio ultimo viaggio è il mese scorso, 3 settimane in Islandia.
Perché immagino che sia un romanzo, quindi un giallo, ma sia anche un modo per raccontare una terra. Sì, sì. Prima di tutto io sono un viaggiatore. Scrivo solo sulle paesi che mi hanno piaciuto o dove ho viaggiato. Come lei preferisce viaggiare a piedi, via terra oppure anche in aereo? Io glielo chiedo perché anch'io sono una viaggiatrice e adoro viaggiare quando sono stata in Asia, soprattutto sì, via terra, perché secondo me è un modo per vivere il deserto. Sì, però lei è giovane, io non sono più, non sono giovane. Allora mi è piaciuto tutto tipo di viaggio. Quando viaggio va bene, che sia in aereo, a piedi, non importa. Ho già 67 anni, allora a volte è un cat-cat, mi va bene, un 4x4 mi va meglio che ai piedi. Che cosa le trasmette il deserto? L'obbligazione di pensare alle cose, se che quando non c'è niente intorno, per forza hai che pensare a oltre cose, e le oltre cose sono quello che abbiamo dentro, e questo è la forza del deserto. Ispirazione anche per scrivere due libri all'anno poi? No, ispirazione io ce l'ho da sempre, non c'è problema per ispirazione. No, è più un... quando viaggio non scrivo. Quando viaggio io mi impregno di tutto, però non scrivo. Scrivo quando torno a casa. Non a casa, perché io non scrivo a casa. Scrivo solo sul mio posto di lavoro. Ho bisogno di animazione, di rumore per scrivere. Non scrivo nel deserto, non scrivo a casa mia perché è troppo tranquilla. La cultura del popolo di Ulaanbaatar, io ho visto che il racconto è ambientato anche in quella città, è molto lontana dalla nostra cultura europea, però magari ci possono essere dei canali di comunicazione, di arricchimento reciproco tra la cultura orientale e la nostra cultura occidentale. Secondo lei cosa maggiormente può essere assorbito da noi occidentali dalla cultura orientale che lei racconta nel suo libro? Il meglio sarebbe di riprendere il tema sciamanico, che è la differenza essenziale entre il nostro modo di vista e il loro, è che noi vediamo il mondo come un circolo e noi siamo il centro del circolo. Loro vedono il circolo e loro sono sul circolo, non sono in centro. È la differenza essenziale. Se noi cominciamo a pensare un po' così, sarebbe molto meglio. E anche nella percezione del tempo, immagino che questa cosa, noi vediamo un tempo lineare e so che... Sì, sì, esattamente, c'è differenza di tempo, c'è differenza della nostra posizione nel mondo e c'è anche una differenza sul, per esempio, i morti, noi lo cerchiamo a, come si dice in italiano, il souvenir, il ricordo, tutto è fatto sul modo del ricordo, facciamo plazzo speciale dove incontrare i morti, scriviamo i nomi, le date, anche oggi possiamo anche avere una clé USB per vedere la vita di quello che è morto. I nomadi fanno il contrario, lasciano i corpi nel deserto fino a che sparisce, e quando sparisce lo fanno tutti gli sforzi per non ricordarsi del posto dove l'hanno lasciato. Così quando ha completamente sparito tutto, allora loro possono rimanere con il ricordo di quello che è esistato. E questa è una differenza. Noi siamo nella forza del ricordo e loro sono nella forza del... non so come si dice in italiano, l'oblio. Io non le chiedo nulla sulla trama perché si tratta di un giallo e quindi va assaporato sulle pagine direttamente leggendo il libro. Però i prossimi appuntamenti in Italia o anche all'estero per chi ha possibilità di viaggiare, dove la troveremo? Giulio Lior ha dato una trilogia in Francia, il terzo e l'ultimo è uscito nel mese scorso, allora speriamo che lo faccio anche in Italia. Molto bene, allora noi l'attendiamo ancora. Sì, claro. Grazie, buona prosecuzione e buona presentazione del libro. Grazie a lei. Abbiamo già parlato della nuova rivista FLR e ora ne parliamo anche con un membro del comitato editoriale della rivista stessa, che ci dà anche una fotografia sullo stato attuale della narrativa in Italia. Parliamo di Vanni Santoni. E
Incontriamo Vanni Santoni, che questa mattina ci ha presentato una rivista nuova. Come si chiama e di cosa tratta? Sì, questa mattina abbiamo presentato, nell'ambito di un discorso più ampio al Pisa Book Festival, che si chiamava Made in Tuscany, dedicato alla nuova letteratura toscana, perché in questo momento in Toscana c'è una coorte, proprio in senso sociologico, perché anche una coorte generazionale molto importante di autori che si sono imposti sul panorama nazionale, anche a dispetto della carenza di editori di peso, con una sola eccezione, che è giunti in Toscana. Questo è un dato notevole che andava celebrato e in qualche modo commentato. Ci sono stati incontri con gli scrittori, c'è stato oggi un incontro con Pietro Grossi, che forse è stato un antesignano, perché fu il primo debutto importante di questa generazione, e questa mattina si è presentata appunto questa rivista, The FLR o The FLR, a seconda che si legga in italiano o in inglese, che è una rivista che ambisce a portare il meglio della narrativa italiana non ancora tradotta in inglese nel mondo anglosassone. Si esporta poco in Italia, anche perché mancano strutture adeguate. Molti paesi hanno dei veri e propri istituti che si occupano di dare denaro a chi tradurrà gli autori di quel paese, e di conseguenza, specialmente in luoghi che importano già poco di loro perché hanno una forte produzione, come può essere il mondo anglosassone, arrivano magari soltanto i nostri bestselleroni da cassetta, che poi spesso lì non sono neanche bestseller, e i nostri autori più di qualità letteraria, che spesso corrisponde con un venduto magari non disprezzabile, ma non tale da stare settimane in classifica e farsi notare, non arrivano. Quindi The Fleur o The FLR nasce proprio con questo intento: un comitato editoriale di esperti del settore, critici, traduttori, scrittori, la direzione di Alessandro Raveggi, che oltre che scrittore è anche professore di letteratura italiana alla New York University, quindi già lui stesso un ponte, e presenterà in ogni numero una selezione di 6 testi di prosa e 2 testi poetici, perché anche la poesia è sempre spesso negletta da un punto di vista almeno editoriale, e li presenterà in 2 lingue, prima in inglese e poi in italiano, quindi destinata innanzitutto al pubblico inglese, però siccome si tratta tutti racconti e poesie originali, certamente una rivista di successo, anche una rivista che può avere successo anche presso il pubblico italiano, lo ha dimostrato stamani, perché tutte le copie vendute, nonostante la presentazione fosse anche in un orario non dei migliori, perché si svolgeva alle 10, sono state vendute tutte, di conseguenza è segno che c'è molto interesse. E d'altra parte si dice che siamo anche un popolo di poeti, quindi un motivo ci sarà. Si dice anche che abbiamo pochi mezzi, e infatti mi dicevi di alcuni problemi nel mondo dell'editoria per le traduzioni, però sappiamo ingegnarci, e quindi questa rivista secondo me è anche un modo in cui si può sopperire a determinate carenze del nostro sistema editoriale. Oddio, in realtà questa carenza non è del sistema editoriale, questa è una carenza del sistema politico, questo è importante rimarcarlo. Istituti come il Goethe Institute per la Germania o equivalenti ci sono in tutti i paesi, anche in paesi europei che sono considerati minori rispetto all'Italia, o che almeno l'Italia si arroga ancora chiamare minori, come ad esempio la Bulgaria, la Romania. Ci sono autori sommi come possono essere Gospodinov o Cartaresco, e sono arrivati qua proprio perché magari erano autori sconosciuti lì. L'investimento sarebbe stato più rischioso grazie a questi finanziamenti. Quello che manca è una struttura pubblica che potrebbe, attraverso finanziamenti anche minimi, perché già davvero basta poche migliaia di euro perché un piccolo editore estero possa pagarci almeno il traduttore e accollarsi questo rischio di impresa, e quindi è un problema più di questo tipo che è legato al sistema editoriale. Poi ovviamente esiste un altro contesto, che è quello della crisi del mercato editoriale, a cui però la risposta non può che essere, non deve assolutamente essere, quella della qualità, perché poi la crisi certamente si lega a un più ampio discorso di crisi economica, però è anche vero che gli editori in alcuni casi hanno seccato la fonte con una proposta che tradiva un po' le aspettative degli autori e dei lettori, oppure li confondeva. Ad esempio penso alla
quasi scomparsa del concetto di collana. Oggi nella principale collana narrativa dei maggiori editori si possono trovare cose a dei livelli qualitativi anche estremamente diversi. Questo una volta non accadeva. Il lettore in questo caso spesso non ha tempo di leggersi tutti gli inserti culturali dei giornali o tutti i blog letterari, e quindi scegliere diventa più complesso e di conseguenza poi si forma uno stato di crisi, a cui però credo che si possa rispondere puntando molto di più sull'identità di collana e di marchio editoriale. Senti, tu oltre a far parte del comitato editoriale di questa rivista sei anche il direttore della nuova collana di narrativa per la casa editrice Tunui, quindi sei da un punto di vista di osservatorio, riesci a vedere bene cosa accade nel mondo della narrativa italiana, quindi io ti chiedo cosa la caratterizza oggi e come le caratteristiche della narrativa italiana possono essere valorizzate meglio all'estero. Intanto la collana Tunui si è imposta molto fortemente, è stato un grande successo e già con i primi due titoli è riuscita a catturare molto interesse di stampa critica e pubblica, perché poi sono andati entrambi subito in ristampa e poi abbiamo bissato e siamo andati anche oltre con Dalle rovine di Luciano Funetta, che è stato proprio il nostro best seller. E le scelte fatte in realtà sono davvero di una semplicità disarmante. La scelta è stata quella di fare i migliori libri che ci arrivassero, cioè di smetterla di pensare che un libro potesse funzionare perché parlava di questa o quella cosa, o che aveva un tema che sarebbe potuto diventare di attualità, o perché l'autore poteva essere un personaggio. Si facevano i libri migliori a livello di prosa. Poi dopo è successo qualcos'altro che ha dato l'ulteriore carattere alla collana. I primi due libri trovati erano due esordi letterari di due autori piuttosto giovani. Questo fatto oltre a caratterizzarla verso gli esordi o comunque libri di autori intorno ai 30 anni o anche in alcuni casi sotto ai 30 anni, si è incrociato con un fatto specificamente editoriale, la cosiddetta esplosione della bolla degli esordienti. Negli anni zero si era creata una sorta di bolla quasi simile alle bolle finanziarie del .com o altre, perché alcuni esordi, penso ad esempio a Saviano Giordano, avevano funzionato con cifre astronomiche, no? Erano arrivati a vendere quasi 1 milione di copie, erano stati venduti i diritti in tutti i paesi del mondo, erano stati venduti i diritti cinematografici, quindi improvvisamente esordiente da rischio si trasformò in opportunità. Sembrava che l'esordiente fosse un bollino ulteriore per generare interesse, e per un po' funzionò anche, perché ovviamente questo hype si era creato. E poi ovviamente non è durata, e nel frattempo le case editrici hanno mandato al massacro una quantità enorme di esordienti, e poi sono stati spesso, se non avevano le spalle abbastanza larghe, bruciati, perché dopo che non ottenevano risultati di vendita apprezzabili venivano scaricati. Il lato positivo della fine di questa bolla è che le cose sono tornate, si sono riassestate nella normalità, e oggi è più facile magari per un piccolo editore indipendente agganciare buoni autori. Prima quello stesso autore, magari un Funetta, sarebbe stato preso da una grandissima casa editrice che lo avrebbe lanciato come un dado, e se funzionava bene, e se, come più probabilmente succede, perché poi non è detto che un libro incontri, anche quando è buono, subito una quantità così enorme di lettori, addio, sarebbe stato scaricato. Invece ovviamente esordire in una collana come i romanzi di Tunui è un'operazione più sicura, si potrebbe dire, perché ovviamente semplicemente perché i risultati attesi sono diversi, semplicemente perché per noi già un libro che fa poche migliaia di copie è un grande successo, d'accordo? E un libro che ne fa varie migliaia, siamo felicissimi. E mentre in una major bisogna andare nell'ordine di grandezza superiore, ma purtroppo oggi in un contesto di contrazione del mercato ti stupirebbe vedere quanto vendono i libri Mondadori o Feltrinelli o Einaudi o Bompiani o Rizzoli, che vanno male. Poche centinaia di copie. Si capisce che se il venduto e atteso è minimo, è di 10.000, e quello te ne vende 200, e rischia magari la carriera anche chi ci ha lavorato di quel libro, non soltanto l'autore. Mentre nel nostro caso, ovviamente, se un libro ne vende 200 andava male anche per noi, ma chiaramente non è stato il bagno di sangue che sarebbe altrove, e quindi il piccolo editore torna a essere una sorta di vivaio. Esattamente, pensiamo al calcio, in cui le società minori svolgono questa funzione di ricerca e sviluppo per le maggiori. È stato chiarissimo. Senti, i prossimi appuntamenti dove ti incontriamo quali sono?
Beh, ci sono così tante, le fiere si stanno moltiplicando. Credo che in ordine temporale il prossimo sia Book City a Milano, dove faremo un incontro proprio sugli esordi insieme a Benedetta Centovalli, editor, ora anche agente letteraria. Poi avremo un reading in cui leggerò degli inediti e poi faremo un incontro sul rapporto fra psichedelia e letteratura nella nascita del grande romanzo massimalista contemporaneo. Successivamente sarò a Più Libri Più Libri con un'altra serie di appuntamenti che non sto a elencare visto che è a dicembre, e dopo c'è anche Book Pride. Noi ci saremo sia a Milano che a Roma, quindi insomma aggiorneremo noi gli ascoltatori su tutti gli appuntamenti e i programmi. Ci permettiamo di seguirti nei tuoi prossimi eventi. Grazie adesso per la disponibilità. Grazie a voi e quindi ci vediamo alle prossime fiere. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Letteratura di viaggio, letteratura di mare, tanti libri dedicati a questo tema, non ultimo quello che ci presenta lo scrittore Pietro Grossi. Sentiamolo. Siamo con Pietro Grossi, che ha appena presentato il suo nuovo libro, Il Passaggio, edito Feltrinelli. È un viaggio su più livelli, io credo di aver capito, perché è un viaggio in mare. Io leggo qui il famoso leggendario passaggio nord-ovest. È un viaggio anche metaforico, un viaggio dell'anima e soprattutto un viaggio tra due persone, figlio e padre. Ho letto bene? Ha letto benissimo. È una tappa in realtà del passaggio a nord-ovest, la tappa che va da Groenlandia a Canada. Il libro comincia con una richiesta di aiuto di un padre, che poi scopriremo essere un padre molto difficile, pirotecnico, complicato, ingombrante, che ha allontanato suo figlio da una barca 13 anni prima e lo richiama per dargli una mano a fare questo trasferimento, perché sostiene di essere lì per lavoro in Groenlandia e di aver perso un equipaggio, insomma, e quindi di aver bisogno di una mano da qualcuno, disperata mano da qualcuno per non perdere il lavoro e arrivare dall'altra parte, proseguire il passaggio a nord-ovest. Ipoteticamente dall'altra parte dovrebbe arrivare l'armatore, il proprietario della barca che lo sta pagando per raggiungerlo e terminare quello che è effettivamente il vero e proprio passaggio a nord-ovest. E ovviamente questo appunto è un passaggio anche della vita, è un passaggio di testimone, questi due uomini a loro modo difficili e scombinati, diciamo, e complicati. Troveranno, come sempre è un po' la vita e come spesso siamo noi uomini, si trovano costretti a fronteggiarsi, ad accapigliarsi e anche finalmente a perdonarsi. Quindi in realtà è la storia di un uomo che finisce di crescere, non che cresce, perché ormai è padre anche lui, è padre di due figli, anzi forse è proprio il fatto di essere lui finalmente padre che gli dà quel distacco per a rendere esattamente possibile il percorso e a fare quest'ultimo salto incontro a suo padre, insomma, e quindi è la storia di base di una grande riappacificazione e un grande perdono. Ti faccio una domanda a bruciapelo: tutti e tre questi livelli o uno soltanto di questo è autobiografico? Beh, c'è qualcosa di autobiografico in tutti, però in realtà io non ho mai la sensazione di inventare niente quando scrivo, cioè le storie non mi appartengono. Quando io ho la sensazione di lavorare bene, di lavorare al mio meglio, al di là di cosa questo meglio sia, ho la sensazione di osservare e riuscire a riportare in maniera abbastanza precisa le vite di altri, ma vite reali. I miei personaggi ho sempre la sensazione che vivano di vera vita propria. In questo senso io più che avere nelle storie dei miei libri
delle parti veramente autobiografiche, è come se questi personaggi raccontassero quelle storie a me, perché io ho vissuto alcune di quelle cose e sono in grado di capirli. Però quindi conosco bene il mare, vado in mare da quando sono molto piccolo, ho, come tutti noi uomini, forse non proprio tutti, ma molti noi uomini, ho avuto un padre da gestire, diciamo, il cui ingombro andava in qualche modo gestito, anche se è un padre molto diverso da quello del libro, e altre piccole cose in qua e in là che poi ritornano o sono accadute nella mia vita, che però sono in realtà cose loro, solo condivido con loro qualche simile esperienza. Che cosa significa essere un uomo di mare? Quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono? Per esempio, non ho un uomo di montagna. In realtà è buffo che mi dici, per esempio, la differenza con un uomo di montagna, perché devo fare una differenza. Io proprio uso i grandi alpinisti come esempio di ciò che non è più l'uomo di mare, ma nel senso che ormai c'è ancora questa idea molto mitologica dell'andare per mare, e anche da molti velisti insopportabili che credono ancora nel 2016 di essere come Vespucci e partire per terra. In realtà andare per mare oggi non è così, cioè la tecnologia ci aiuta molto, andare per mare non è una... è complicato, ovviamente, bisogna stare molto attenti, hai a che fare con degli spazi assoluti e con delle forze gigantesche, quindi questo va preso. Però tendenzialmente, insomma, appunto, la tecnologia, sia dal punto di vista delle comunicazioni che proprio dal punto di vista dei materiali sulle barche, ha reso l'andare per mare, l'andare a vela, molto più semplice e molto più sicuro di quanto non fosse anche solo 20 anni fa, anche solo 30 anni fa, figuriamoci 200 o 300 anni fa. Per ritrovare quel senso dei marinai che leggi nei grandi libri di mare, di Jack London, di Conrad, eccetera, li ho ritrovati nei grandi alpinisti, perché ho capito che loro veramente vanno a fare, ovviamente gli alpinisti veri intendo persone che vanno a conquistare gli 8000 senza ossigeno, insomma, ecco. Quelli, loro veramente mi danno l'impressione di fare un qualcosa che è ancora così estremo, di un qualcosa che di inesplorato, e soprattutto che veramente mette a rischio la tua vita. E è buffo che parlano come i marinai, come si legge nei romanzi, cioè qualsiasi velista di oggi, se ci prova a parlare come parlavano i marinai di 200 anni fa, è assolutamente ridicolo. Invece mi ricordo, per esempio, per fare per usare un ricordo personale, incontrai Confortola, l'alpinista che fu reduce da una gravissima tragedia sul K2, morirono in 3 o 4 persone, non ricordo, lui tornò sulle sue gambe, mi raccontarono, dopo aver tentato di salvare, mi sembra, un altro alpinista greco, lasciandogli la propria piccozza, mi spiegavano, era come lasciare il tuo braccio lassù a quelle altitudini, è tornato con i suoi dita dei piedi che poi gli sono state mozzate. Io quando l'ho conosciuto, gli sono state tagliate perché erano andate in ibernazione, quando l'ho conosciuto, erano poche settimane dopo, aveva ancora i piedi tutti fasciati perché stavano cercando di salvargli le dita dei piedi, e è entrato in questo bar appeso, aveva appena avuto un incontro su questa sua esperienza, è entrato reggendosi sulle spalle di due altri suoi amici alpinisti, siamo stati presentati, gli ho stretto la mano, gli ho detto, avevo appena sentito la sua storia, avevo solo letto a grandi linee sui giornali, e gli ho fatto i complimenti per cosa era riuscito a fare. E lui si è girato e, quasi come se avesse una pipa in bocca come marinai di un tempo, mi ha detto, beh, l'importante è aver portato a casa la buona vecchia pellaccia. E vi giuro, ha detto questo, cioè come se fossi un lì. E però nel caso suo, a differenza di quegli altri velisti che potrebbero dire una cosa del genere oggigiorno, sapeva di vero, cioè non era una roba che se l'ha inventata e l'aveva probabilmente letta in un libro. Cioè, ecco, gli alpinisti oggi sono effettivamente i grandi marinai di un tempo. Questo niente leva alla grandezza del mare e a quanto ti faccia sentire piccolo e a quanto ti debba far sentire umile, però la gente che poi ci va per mare in realtà è un po' diversa oggigiorno. Senti, tu che viaggiatore sei? Programmi tutto e segui le tappe che ti sei predisposto, o sei un viaggiatore così che va all'avventura senza sapere cosa trovare e dove andare? Beh, ora ho 2 figli piccoli, per cui viaggio poco, e se viaggio programmo parecchio, insomma. Però storicamente ho viaggiato molto, e
quando viaggiavo non per lavoro, perché per lavoro intendo magari per fare dei reportage che mi è capitato di fare eccetera, lì ovviamente è meno libero perché ha bisogno di portare a casa il pezzo, però è in certe cose è più interessante perché vieni messo a contatto, è più facile entrare a contatto con delle realtà che quando sei da solo in giro per i fatti tuoi ti sono precluse. E invece quando viaggiavo per conto mio, e spesso era proprio per conto mio, ho viaggiato molto da solo, no, viaggiavo con meno guide possibili, con meno indizi possibili, mi piaceva vivermela un po' giorno per giorno, annusare l'aria e andare avanti con il rischio qualche volta di prendersi qualche cantonata e seguire l'aria sbagliata, ma con la bellezza qualche volta invece di vivere dei momenti molto molto intensi e inattesi, insomma. E comunque quello sì, è il mio modo di viaggiare, è anche un po' stato per molto tempo il mio modo di vivere, insomma, andare più di stomaco che di testa. Poi se ho fatto bene o no non lo so, però secondo me hai fatto bene. Senti, i prossimi appuntamenti dove ti incontriamo invece quali sono? Sono prossima settimana a Cuneo e a Book City. Domenica, sono, se non sbaglio, sabato a Cuneo e domenica a Milano, e questi sono i miei prossimi. Allora, io ti do appuntamento a Milano e ti auguro buona prosecuzione e complimenti per la presentazione del tuo libro. Grazie infinite, grazie a te. E non mancava anche la presenza di colleghi al Pisa Book Festival. Abbiamo chiacchierato molto piacevolmente con Fabrizio Bartelloni, che per la casa editrice MDS Editore ha presentato 100 di questi sogni. Sono 100 racconti per un viaggio tra i generi letterari sulle orme di Centuria di Giorgio Manganelli. Quindi da fiaba a splatter, biografico, fantasy, storico, i temi trattati sono molti. Ascoltiamo la viva voce da Fabrizio Bartelloni. È stato presentato anche un altro libro veramente particolare, 100 di questi sogni, e già il nome dovrebbe essere un indizio, perché con MDS Editore è stato pubblicato, ispirato a un viaggio, sì, che ben dovremmo conoscere, che è quello di Centuria di Giorgio Manganelli. Noi qui siamo con Fabrizio Bartelloni, che ha appena presentato il libro. Sì. Perché un libro ispirato a un altro libro? Un libro ispirato a un altro libro. Sì, in realtà questa è un'idea del professor Pierantonio Pardi, che è stato il curatore di questa antologia. Il professor Pardi è un fan di Giorgio Manganelli, come molti. Un'idea molto mancante di altro. Esatto. Esatto. E in particolare di questo libro, che era Centuria di Manganelli, dove c'era questa figura di questo lettore supremo che compie questo viaggio in discesa, in realtà, in Centuria di Manganelli, attraverso sostanzialmente i generi della letteratura. E quindi al professor Pardi è venuta l'idea di in qualche modo, perché poi insomma fa una fine diciamo brutale in Centuria il lettore supremo, il professor Pardi ha deciso di salvarlo in qualche modo, di inventarsi che c'erano dei materassi messi al suolo per una pubblicità, il lettore supremo quindi ci è rimbalzato sopra, non è morto, e non solo non è morto, ma intraprende questo viaggio, questa volta verso l'alto, quindi una anabasi in questo caso, e in questo palazzo di 25 piani, dove ad ogni piano è appunto ospitato un genere letterario. Un genere letterario, quindi si va in ordine alfabetico, amore, avventura, biografico e così via, fino ad arrivare al 25° piano. In ogni piano ci sono 4 racconti e una poesia sempre relativa al genere che viene ospitato in questo, al piano prescelto. C'è una sorta di ascensore quindi che si può percorrere per visitare tutto questo palazzo e quindi scoprire uno dietro l'altro i generi letterari che sono rappresentati non soltanto dagli scritti che compongono l'antologia, sono 40 autori per 100 racconti, quindi complessivi, ma anche da tutta una serie di suggerimenti bibliografici che l'ospite di turno, cioè il custode del piano, diciamo così, mostra al lettore supremo. Quindi se si va nella categoria del giallo saranno illustrati tutta una serie di nomi e di titoli della storia della letteratura relativi a quel genere, e questo avviene per ogni piano.
per fornire quindi anche uno strumento didattico, perché è stato pensato anche per essere presentato poi nelle scuole, e questo può servire quindi anche per far conoscere autori anche meno celebrati di altri, ma magari egualmente importanti, insomma. Io non vedo l'ora di leggerlo questo libro, sono sincera, però due cose mi colpiscono. Sì. Una, che riprendiamo dal passato un libro già scritto per ritrasformarlo, e questo mi fa nascere una domanda. La narrativa del passato era migliore della narrativa di oggi? Domanda veramente terribile, e ne affianco un'altra per alleggerire il carico. Se volessimo far analizzare uno di questi, dei nostri sogni moderni, perché sembriamo quasi traumatizzati, prendiamo una favola che è finita male e la facciamo finire bene, abbiamo bisogno di salvezza in qualche modo. Se lo facessimo analizzare da uno psicologo, cosa alleggerebbe in questo nostro sogno moderno? Ma allora, la prima domanda, che è veramente una domanda a cui è difficile rispondere, diciamo che la letteratura del passato è qualcosa, è un bene prezioso che dovremmo conoscere prima di tutto, perché diceva anche oggi il professor Pardi in presentazione, io sono molto d'accordo. Siamo in un momento in cui tanti scrivono, forse anche troppi scrivono, e si nota bulimici di letteratura nel senso scritta, ma poi se si va a analizzare il profilo di chi scrive come lettore si scoprono delle cose che proprio piacere non fanno, cioè delle lacune importanti. Ma io, lavorando con MDS, con la casa editrice, arrivano molti manoscritti. Poi magari si va a conoscere l'autore e si scopre che non ha letto tutta una serie di libri, diciamo fondamentali, ma dai mattoni, presunti mattoni della letteratura russa, quelli che tutti dicono, dice anche il Pardi nella prefazione, che tutti dicono di aver letto, ma quando erano giovani e non se li ricordano più, insomma, in realtà, e a me è capitato tante volte, lo dico onestamente, di aver parlato con qualche autore o aspirante autore, poi ci si va a confrontare sui classici della letteratura, ma non sto parlando della letteratura russa, francese, cioè Zola, Balzac, insomma, i grandi nomi, Stendhal, e si scopre che gli mancano basi, diciamo, e questo è veramente una disdetta, anche perché uno, a mio giudizio, non è molto capace di giudicare quello che scrive se non si è confrontato con quello che l'ha preceduto. Allo stesso tempo, quello che ha preceduto non deve essere nemmeno però un qualcosa, un totem che ti impedisce di scrivere, no, insomma. Certo, però non si può prescindere, da quello che è stato e dalla conoscenza di quello che è stato. Chiaro che non si può leggere tutto e che non basterebbe una vita e forse nemmeno due. Però, insomma, ci sono alcuni testi di cui non si può veramente fare a meno. Per l'altro aspetto, sì, diciamo che qui il professor Pardi, sì, forse c'è bisogno di qualche notizia confortante, insomma, ecco, mettiamola con un disperato bisogno. Questa scelta di resuscitare in qualche modo il lettore supremo e farlo ascendere verso l'alto è sicuramente una spinta verso qualcosa di positivo e di confortante, ecco. E forse c'è davvero necessità in questo momento, no? Perché se ci si guarda intorno, la realtà è per lo più avvilente. Allora, almeno nella letteratura, forse cerchiamo di riscoprire qualcosa che possa essere di conforto. Molto bene. Senti, i prossimi appuntamenti a MDS Editore? Allora, i prossimi appuntamenti a MDS Editore mi vedono protagonista, perché io sto per uscire con la mia seconda antologia di racconti, che uscirà a metà dicembre all'incirca. Si intitolerà Testimoni d'accusa, manuale di confessioni involontarie. È anche una raccolta di racconti, sono 26 racconti divisi in quattro sezioni, in cui, diciamo, prendo un po' di spunto, non in modo diretto, ma insomma indiretto sicuramente, dalla professione che faccio, perché io sono avvocato e lavoro anche per la Procura di Lucca, e quindi un po' ho, come dire, preso dalla mia attività, però poi l'ho utilizzata semplicemente per raccontare delle storie che prendono spunto dal lavoro che faccio, ma non sono cronache del lavoro che faccio, anche perché sennò rischierei l'arresto probabilmente e poi c'è un altro progetto molto importante, perché abbiamo la seconda pubblicazione
con MDS del professore Ermanno Vencilenga, che ha pubblicato l'anno scorso un romanzo che si intitola Il giorno in cui non tornarono i conti. Il professor Vencilenga, che è insegnante di filosofia a Irvine in California, insomma autore anche conosciuto in Italia, ha pubblicato con Mondadori e a dicembre uscirà una sua raccolta di racconti che si intitola Amori, e sarà la seconda uscita con MDS del professor Vencilenga. Noi di Youth Law Web Radio non vediamo l'ora di mettere le mani sulla tua antologia. Bene. Quindi la aspettiamo con ansia, come si può dire. Io posso già annunciare che la presentazione è il 18 di dicembre, che è domenica 18 dicembre alle 18.45 al Teatro Lux in Piazza Santa Caterina a Pisa. A Pisa, ovviamente. Sì. Va bene, noi cercheremo di seguirti con la radio. Bene, tanto ti ringrazio. Piacere. Grazie mille. Buona grazie prosecuzione. Arrivederci, grazie. Si è parlato anche del tema sociale al Pisa Book Festival, della famiglia, del tema dell'affido. In particolare il tema è stato trattato dall'Associazione Famiglia Aperta, la cui presidente ci dice l'attività principale e i principali eventi. C'è un bellissimo libro che è stato presentato al Pisa Book Festival e si tratta di un libro di favole. Leggo Favole di famiglia, è stato promosso dall'Associazione Famiglia Aperta. Noi ora siamo qui con la presidente Anna Maria Columbo e le chiedo, queste favole di famiglia, di quale famiglia raccontano? Ecco, non raccontano di una famiglia particolare, ma anche, se vogliamo, di tutte le famiglie. A me piace sottolineare, non un sottotitolo, ma insomma fa parte del titolo, Storie di terremoti e arcobaleni, che sono le storie praticamente di tutte le famiglie. La famiglia è il luogo degli affetti, è il luogo della protezione, è il luogo dell'aiuto reciproco, è il luogo dove si compongono, si affrontano le diversità, si affrontano i litigi, mi viene da dire, le discussioni, i conflitti, volevo dire i conflitti, le incomprensioni, e si risolvono lì dentro, se è possibile, quando è possibile, quando la famiglia riesce ad essere sana, perché solo se una famiglia è sana riesce ad affrontare tutte queste cose. A volte una famiglia non è, ha qualche problema, ecco, questo può succedere. E allora ha bisogno di altri, ha bisogno di un sostegno esterno. A noi piace molto pensare che ci siano altre famiglie vicine che siano capaci di solidarietà e di vicinanza. E queste favole raccontano attraverso storie di pesciolini, di nuvole, di pirati, di tacchini, insomma, ed altro, raccontano di gnomi, raccontano dei flash, dei lampi su quello che succede nella dinamica delle famiglie e come è possibile recuperare uno svantaggio, come è possibile trarre da una difficoltà anche l'energia e le risorse per andare avanti. L'Associazione Famiglia Aperta di cosa si occupa? Si occupa appunto del sostegno tra le famiglie che hanno dei bambini e quindi di sostegno reciproco e anche di affidamento familiare di minori. Infatti stavo arrivando come una domanda e leggo nella presentazione che si parla anche del tema dell'affido, che è sostanzialmente quando un po' la famiglia ha bisogno di un sostegno esterno e molto spesso questo sostegno è dato da quello che si chiama l'autorità giudiziaria. Nella sua esperienza, come si comporta e che ruolo ha l'autorità giudiziaria in queste dinamiche di famiglia? Allora, l'autorità giudiziaria deve necessariamente in alcuni momenti intervenire. Difatti l'associazione desidererebbe costruire un mondo e un contorno che non porti la famiglia in una situazione tale da fare intervenire i servizi e poi successivamente l'autorità giudiziaria. Quando è necessario per il bene dei bambini, ovviamente ben venga. Noi speriamo sempre che ci siano dei giudici che ascoltano e capiscono il problema. Sì. Secondo lei la normativa che attualmente abbiamo in Italia è adeguata alle necessità di queste famiglie che hanno bisogno di aiuto?
Io non sono un'esperta della Giappone, e da quello che vedo è possibile che ci siano le norme che riescono a dar soluzione a una serie di problemi. Quello che invece fa difetto è il bacino di famiglie solidali, ecco, è difficile, forse è sempre più difficile, ma noi sì, nasce un po' per questo, ma e continua ad avere un senso, io penso, perché andiamo verso una società che è sempre più in difficoltà. La famiglia stessa, la famiglia che uno considera come famiglia in senso classico, noi la vogliamo considerare anche una famiglia, siamo aperti a considerare le famiglie allargate, le famiglie diverse, però ha difficoltà a essere veramente una un punto di riferimento serio e decisivo per i bambini, a volte per una serie di problemi che possono essere partire da problemi economici, ma i problemi economici poi scatenano ovviamente tutta una serie di problematiche che invece è molto più difficile risolvere, perché a volte è facile chiedere soldi per risolvere dei problemi, ma nella maggior parte delle occasioni non sono i soldi che risolvono le situazioni. Sono d'accordo. E io ho sentito alcuni racconti di queste favole, alcune letture durante la presentazione, e posso assicurare che sono veramente poetici, e non soltanto favole per bambini, sono delle bellissime favole anche per gli adulti. Quindi raccomando a tutti la lettura di questo libro, lo ricordo ancora, Favole di famiglia. Grazie, grazie alla disponibilità, vi seguiamo ai vostri prossimi incontri quando saranno. Dunque, noi abbiamo un sito, e quindi attraverso il sito www.famigliaaperta.it, è semplice, e mettiamo lì i nostri impegni. Normalmente i prossimi impegni sono: partirà un corso di formazione per famiglie che hanno già fatto un percorso al centro affidi, perché vorrebbero dare la disponibilità all'affidamento. Ecco, l'associazione propone 5 incontri che sono esperienziali, ecco, il confronto dell'esperienza praticamente, sì. E poi percorsi di autoaiuto, incontri. Va bene, la ringrazio. Allora vi seguiamo sul sito e anche negli eventi. Buona prosecuzione. YouSlow Web Radio 331 3097 852, www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Si conclude così la puntata, seconda e ultima, dedicata alla 14ª edizione del Pisa Book Festival. YouSlow Web Radio ha partecipato come stampa ai convegni e abbiamo cercato di rendere lo specchio dello spirito che si è assaggiato e respirato durante la manifestazione. Naturalmente non possiamo che ringraziare tutto lo staff dell'ufficio stampa del festival che ha reso possibile queste puntate. Io vi do appuntamento ai prossimi eventi letterari e vi auguro una buona serata. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.